Ci siamo allora, buongiorno, stiamo per cominciare. Abbiamo fatto gli ultimi passaggi tecnici e direi che siamo pronti. Possiamo quindi dare il via ai lavori di questa giornata. Io vi saluto, vi ringrazio per essere qui presenti e benvenuti al decimo workshop nazionale Sinergie, creare valore con l'ambiente, innovare, includere e riconvertire. Dicevo, è la decima edizione di questo workshop che racconterà le esperienze di volontariato internazionale. Sono sempre più le attività con le imprese che dedicano tempo, il tempo dei propri dipendenti al nostro pianeta. Sa, è un fenomeno che è in crescita ed è in crescita anche grazie all'impegno di Legambiente. Quindi oggi racconteremo ciò che è stato fatto fin qui e lanceremo anche delle proposte, delle idee progettuali per il 2024 e per gli anni futuri. Io sono Francesco Loiacono, il direttore della Nuova Ecologia, introdurrò questa prima parte della mattinata. I nostri lavori sono in diretta sul sito lanuovaecologia.it. Ora diamo la parola a Philippe Dejean, che è country manager di BNP Paribas, è un po' il padrone di casa. Noi lo ringraziamo per averci accolti in questa sede che vedremo anche nel racconto della giornata, ispira tanto del lavoro che abbiamo ancora davanti e da svolgere. Prego, Philippe, buongiorno. Grazie, grazie Francesco. Cioè, buongiorno a tutti, anche a nome del gruppo BNP Paribas in Italia, vi do il benvenuto alla Torre Diamante che ormai da diversi anni è diventato il simbolo della nostra presenza in Italia e a Milano. Ci tengo a iniziare il mio intervento con un special benvenuto a Legambiente che ormai è partner del nostro gruppo da tanti anni e per molte iniziative che sono legate alla sostenibilità e al volontariato. Con Legambiente abbiamo sviluppato positive collaborazioni in tema di volontariato aziendale e per la prima volta un evento di così elevato standing. Capisco che è il vostro anniversario di 10 anni, quindi ci rende molto, molto fieri di questa collaborazione con voi. Un altrettanto caloroso benvenuto alle altre realtà imprenditoriali che insieme a noi oggi contribuiranno concretamente a questo tavolo di lavoro e di condivisione. Penso di salutare anche, ho capito che ci sono delle persone in collegamento, quindi saluto tutti. Vedete come oggi fa bello a Milano, ok? E avete una vista sicuramente interessante, però vedete che non si vedono le montagne, quindi perché oggi, lo sapete, c'è un po' di smog. Quindi dimostra quanto la vostra azione è preziosa, diciamo, per la Lombardia, per Milano e tutta l'Italia che voi rappresentate. Prima di entrare qui nel vivo dell'evento, ci tengo a raccontarvi un po' di noi. Quindi inizio con il presentarmi, sono Philippe Dejean, sono il country manager per l'entità di gruppo, allora non per tutto il gruppo in Italia, per l'entità del gruppo che rappresenta il mestiere leasing, quindi BNP Paribas Leasing Solutions. Siamo la prima società di leasing in Italia, grazie a, diciamo, alle nostre persone, le nostre 500 persone, di cui 400 sono qui presenti nella Torre Diamante. Io oggi sono in rappresentanza del Comitato Italia, che è, diciamo, l'entità che riunisce le diverse società che operano all'interno dell'Italia, il modello di gruppo che è diversificato, integrato e che così è in grado di offrire, diciamo, tutte le risposte ai nostri clienti che siano, diciamo, aziende, liberi professionisti, associazioni, imprese o privati.
Parlando un po' del gruppo, okay, mi piacerebbe quindi darvi uno sguardo un po' diverso del gruppo BNP Paribas. Quindi ovviamente siamo un gruppo che è leader europeo e abbiamo quasi 200.000 dipendenti nel mondo. Siamo presenti in Italia, conoscete forse molto meglio la BNL, che è la banca commerciale italiana del gruppo, che ha oltre 10.000 dipendenti, ma con tutte le altre realtà che costituiscono infatti il Comitato Italia e che sono in grado di offrire tutta la gamma dei prodotti finanziari e bancari. Parlare di Findomestic, Arval, nomi che forse vi dicono qualcosa, Cardif, eccetera, CIB, la banca, diciamo, internazionale. Ma vorrei parlarvi un po' più del gruppo in tema di sostenibilità, ovviamente. Quindi, più di 15 anni fa è partito il nostro impegno concreto verso la sostenibilità, con la pubblicazione della policy che all'epoca restringeva il finanziamento e l'investimento nel carbone. Oggi per noi la sostenibilità è parte integrante della mission dell'azienda, che è quella di contribuire a un'economia sostenibile, responsabile e di sostenere i nostri clienti verso la transizione ecologica. Questo viene calato nel nostro piano strategico a medio termine, che si chiama GTS, dove la S rappresenta il termine sostenibilità, appunto, e quindi al quale diamo la stessa importanza delle altre due, che sono Growth and Technology. Oggi mettiamo a terra la sostenibilità secondo tre pillar, tre azioni, diciamo. Prima alieniamo i nostri portafogli con il nostro impegno di neutralità carbonica. Forse ne parlerà meglio un'altra persona su tutto quello che si fa su questo tema. E classifichiamo, diciamo, il portafoglio con una tassonomia che include gli asset green e gli asset sostenibili. La seconda azione, diciamo, è di accompagnare in effetti i nostri clienti nella loro transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, rendendo accessibili gli investimenti e quindi raggiungibili i fondi per la transizione ecologica. Il terzo pilastro per noi è il rafforzamento della cultura e della competenza in tema di sostenibilità delle nostre persone, quindi facendo conoscere la lingua della sostenibilità e sviluppando il volontariato aziendale. E in effetti mi piace dire che nel gruppo BNP Paribas abbiamo preso degli impegni sul volontariato aziendale che ci rendono molto fieri. Il gruppo è proprio orientato affinché ogni dipendente possa avvicinarsi al mondo del volontariato con una mezza giornata lavorativa che può dedicare alle attività che più gli piacciono in ambito ambientale o sociale. Questo impegno nel gruppo è rappresentato da un programma globale che si chiama One Million Hours to Help. Accanto a questo, non vogliamo dimenticare anche le fondazioni presenti in tutti i paesi, come la Fondazione BNP Paribas. In Italia, in particolare, è attiva la Fondazione BNL, che sostiene progetti nel campo sociale. All'interno di Fondazione BNL, quello che fa BNP Paribas, c'è anche lì un programma specifico a sostegno delle associazioni in cui collaborano le nostre persone in forma volontaria. E il programma si chiama Help to Help. Infine vi posso dare un contributo personale in più di un'iniziativa. Abbiamo stretto forti legami in effetti con l'Legambiente,
mi viene in mente in particolare un'attività che abbiamo fatto in un parco qui vicino che ci ha permesso di toccare con mano quanto la responsabilità individuale, anche con riferimento all'ambiente, contribuisca ad avere un impatto collettivo, positivo e tangibile. Ripercorrendo così un'attività di volontariato, una dinamica e un impegno che stiamo implementando nella nostra, diciamo, nel nostro lavoro, nel nostro business. Così ho potuto imparare una nuova parola, come ho detto, di italiano che è mezzicone, forse Mozzicone. mozzicone, ma lo dico male. Ma non essendo fumatore, non mi toccava molto di parlare di questo. Quindi vi ringrazio ancora, per essere, presente qui nella Torre Diamante per parlare di temi per noi fondamentali. Penso che sia arrivato il tempo e lascio la parola, per entrare nel vivo dei lavori. Vi saluto, non potrò trattenermi questa giornata, ma vi do veramente, mi auguro un buon lavoro a tutti voi. Grazie tanto. Grazie, grazie Filippo Dejan. Allora, alla mia sinistra c'è Ida La Camera, la conoscete in tanti, lei è la responsabile nazionale del volontariato aziendale per l'ambiente. Allora, Ida, prima di dare un po' di cifre, di raccontare i risultati del 2023 e i progetti per il 2024, vediamo un piccolo video che dice quanto e cosa si può fare. Qualche secondo e parte, giusto, sta caricando. Se tanto vuoi dire cosa vedremo in questa clip che dura una cinquantina di secondi, quindi giusto per. Mi sembra che è già partito, non voglio togliere l'emozione di questo video perché è veramente bello, quindi evitiamo di dare. Allora lascio spazio al monitor. Francesco carica le slide, anch'io vi do il benvenuto a tutti, buongiorno e grazie per essere qui con noi per condividere questo momento nel nostro decimo anno di workshop. Come dire, siamo partiti dalla casa di Legambiente con poche aziende, ma siamo volati in alto in tutti i sensi. Quindi questa decima edizione del nostro workshop, cogliamo l'occasione di ringraziare ovviamente i padroni di casa, BNP Paribas, tutti i miei colleghi di Legambiente che c'è presente tutta l'Italia oggi qui e tutto il team di Legambiente. Il volontariato aziendale è un progetto dove accompagniamo e supportiamo le aziende che vogliono intraprendere un percorso di sostenibilità sociale. Girare, altrimenti
Cerchiamo di darvi delle cose importanti, di raccontarvi delle cose importanti oggi, perché la distrazione, ragazzi, è un attimo, eh? Quindi vi vogliamo tutti qua ad ascoltarci. Legambiente è un'associazione che è più di 40 anni sul territorio e ci prendiamo cura e tuteliamo l'ambiente. Da più di 15 anni ci occupiamo di volontariato aziendale. E grazie alla nostra capillarità sul territorio riusciamo a rispondere alle esigenze delle aziende che hanno più sede in tutta la nostra penisola. Come circoli sono più di 1.000 sul territorio e noi ogni anno il nostro workshop lo abbiniamo alla nostra campagna del tesseramento. Quest'anno la nostra campagna dice di svegliarci perché è ora. È ora di non posticipare più nulla, ma di agire. E attraverso le nostre attività che andiamo a fare sui territori, riusciamo a raggiungere insieme gli obiettivi dell'agenda per il 2030. Noi a dicembre del scorso anno abbiamo fatto il nostro 12° congresso nazionale ed è stato prodotto un documento che trovate in fondo alla sala sui tavolini. Su questo documento ci sono le sfide che Legambiente vorrà portare avanti per i prossimi 4 anni, dall'economia circolare alla lotta all'illegalità, insomma, i temi sono 10 fondamentali su questo documento. E noi dobbiamo essere presenti tutti, ma tutti noi dobbiamo prenderci degli impegni per portare avanti queste sfide. E abbiamo avuto anche il piacere, l'onore di avere un messaggio da Papa Francesco in questo documento che mi permetto di leggervi. I giovani che in questi anni ci chiedono con insistenza di agire non avranno un pianeta diverso da quello che noi lasciamo a loro, da quello che potranno ricevere in funzione delle nostre scelte concrete di oggi. Questo è il momento della decisione che dia loro motivi di fiducia nel futuro. Ecco, noi col volontariato aziendale quest'anno vogliamo partire proprio da innovare, includere e riconvertire. Il volontariato aziendale per le aziende è veramente un investimento sul futuro. È quanto le aziende invitano i propri collaboratori a partecipare in azioni concrete sul territorio in modo attivo, e questa partecipazione di attività genera veramente una duplice valenza, sia per il territorio che per le imprese stesse. Per le imprese, motivazione personale, utili strumenti di team building, rendicontazione del proprio impatto ambientale, bilancio sociale, insomma, i temi sono veramente tanti. Di vantaggi, gli stessi vantaggi per il territorio. Si creano costruzioni di reti territoriali, si migliora la qualità della vita, ci sono creazioni di relazioni per inclusioni sociali e acquisizioni di nuovi volontari. È capitato che gruppi di volontari di aziende poi sono rimasti ad essere volontari su quel territorio e a svolgere altre attività con i circoli locali. E questo dà un modello sempre più nuovo e una partecipazione di comunità che partono veramente dal basso. Legambiente ovviamente organizza, supporta, accompagna le aziende nel percorso di sostenibilità che permettono di valorizzare le reti territoriali e di restituire benefici alle comunità locali. Legambiente si prende a carico tutte le richieste che le aziende fanno, si fa carico di tutti gli aspetti logistici, concordando sempre in stretta relazione con le aziende il luogo, le date, il numero dei partecipanti, le attività, e ogni volontario che partecipa, noi come Legambiente diamo il kit del volontariato aziendale, non tanto per i gadget che contiene questa sacca, che sono sempre gadget tutti da condurre a quello che facciamo, ma soprattutto viene aperta una copertura assicurativa su ogni partecipante. Attraverso queste attività che contribuiscono proprio al raggiungimento degli obiettivi.
Come obiettivi ne raggiungiamo tanti attraverso le nostre attività. Sono tanti e ogni volta li certifichiamo su tutte le azioni che facciamo. Questi sono i dati del 2023. Guardate, sono dati importanti. I numeri hanno la loro storia e in questo caso parlano da soli. Ecco, dobbiamo essere tutti orgogliosi oggi da leggere questi numeri, perché nel 2023 la motivazione delle aziende che si è affacciata a questa sostenibilità ambientale sono state 241. Le aree riqualificate più di 260. Abbiamo lavorato con oltre 16.000 volontari e abbiamo raccolto più di 16.000 tonnellate di rifiuti. E in questi 16.000 tonnellate di rifiuti abbiamo conteggiato anche, è un lavoro certosino che solo noi, guardo Francesco, potevamo veramente impegnarci in questo, 168 kg di mozziconi di sigaretta. Ed è qui che è rimasto stupito Philippe Lejeune questa mattina, non ricordandosi il nome della nuova parola, mozziconi di sigarette. Provate ad immaginarvi quanti mozziconi sono 168 kg, ragazzi, e che lavoro c'è dietro. Abbiamo fatto anche webinar online, coinvolgendo più di 360 persone. Abbiamo fatto laboratori con i bimbi in ufficio. E abbiamo rilasciato 91 carte d'identità del volontariato aziendale. La carta d'identità del volontariato aziendale per Legambiente è un riconoscimento dove sintetizziamo quello che viene fatto su ogni attività. In questo caso abbiamo preso l'esempio di Enel, dove riporta una foto di gruppo, quante città hanno lavorato nella stessa giornata grazie alla capillarità di Legambiente che vi raccontavo prima, il numero di volontari. Questo documento ovviamente potete metterlo sul vostro bilancio sociale perché non è solo, sono le ore di volontariato che le persone svolgono. È da tenere ben presente poi gli SDG che sono stati inseriti. Poi nella pagina. Ecco, questo non è un documento che vuole legarvi a Legambiente, è un documento che voi potete implementare con qualsiasi attività che fate con enti del terzo settore, con altre associazioni. Potete inserire le pagine e alla fine del 2030 è un vero e proprio portfolio finale che avete lì con tutto documentato. Qui abbiamo fatto, vogliamo dare proprio un focus veloce su quello che è stato il 2022 e quello che è il 2023. Come vedete, il volontariato aziendale è una crescita costante. Siamo partiti 10 anni fa con 20 aziende in casa a Legambiente e oltretutto vi invito a visitarla perché è una sede molto bella che abbiamo. E siamo partiti aprendo le porte alle aziende, creando questa sinergia con Legambiente, volevamo creare valore. Bene, non ci siamo sbagliati. Le aree riqualificate, i volontari che hanno partecipato, i rifiuti raccolti. Voi qui mi potete dire, Ida, ma sono meno rispetto al 2022. E io vi rispondo e vi dico che nel 2023 ci siamo dedicati di più alla citizen science. Abbiamo monitorato i rifiuti in tutte le spiagge dove abbiamo lavorato e in tutti i parchi. Qui ci sono le differenze, bimbi in ufficio, webinar, collaboratori coinvolti e la carta d'identità del volontariato aziendale. Qui so che siete tutti curiosi perché vi aspettate da noi oggi quali sono le proposte, le sfide per il 2024. Beh, io credo che vi stupiremo. Vi stupiremo perché dobbiamo fare tanto insieme. A partire, noi come Legambiente, un'associazione che nasce su un ambientalismo scientifico, non abbandoneremo mai la riqualificazione delle aree, seguendo sempre i nostri protocolli. Del beach litter, park litter,
raccogliere mozziconi di sigarette perché le nostre città non sono città posaceneri. Le nostre città devono essere belle, vivibili, pulite, ma non solo nel centro della città, anche nelle periferie. Lavoriamo sul riciclo creativo con materiale di recupero, seguendo il progetto dell'economia circolare. E qui possiamo fare infinità di cose, tante sono state fatte, abbiamo iniziato nel 2023, tante ce ne sono ancora da fare. E poi da quest'anno la novità è che partiremo da Milano con un nuovo tema, che è quello che poi racconterà nel vivo di più la persona dello spazio 3R, dove partiremo con piccoli gruppi di volontari facendo delle attività laboratoriali dove se un capo per me oggi è vecchio, non utilizzabile, magari può dare nuova vita a una pochette per la borsa, a una borsa per la spiaggia. Insomma, possiamo fare tante cose insieme anche per una finalità sociale. Le altre attività, perché non sono solo queste, possiamo e dobbiamo lavorare sulla custodia della biodiversità territoriale. Oggi ci sarà un esperto di Legambiente che entrerà più nel vivo su quello che possiamo fare, come tradurre questi progetti di Legambiente con le attività di una giornata di volontariato aziendale organizzate ad hoc per ogni azienda. Abbiamo sempre la nostra duplice valenza di lavorare in una giornata con l'ambiente e con il sociale. Questo ha portato dei grandi risultati lo scorso anno. Abbiamo lavorato con tante associazioni sul territorio, dove abbiamo fatto orti sociali proprio per inclusione sociale, per lavorare su questo tema importante. Abbiamo lavorato nelle periferie, abbiamo fatto tantissime cose. Vogliamo portare avanti e sviluppare sempre di più questa progettualità territoriale. L'altro, che è l'ultimo, però, che mettiamo sempre in campo, è la trasversalità tra due aziende partner come modello di team building. Potete lavorare anche con una vostra società che non si è ancora avvicinata all'ambiente e proporgli di fare un'attività insieme, far conoscere quello che voi fate e quello che possono continuare a fare. Vedete, questo sembra una cosa scontata, ma non è così semplice. Abbiamo già provato, abbiamo fatto delle esperienze lo scorso anno e devo dire che i risultati sono stati ottimi e c'è una continuità adesso per ogni azienda che, insomma, è accompagnata da Legambiente, fa altre attività da soli. Un altro progetto che ci sta tanto a cuore, perché i bambini sono il nostro futuro, sono i bimbi in ufficio, chiamati dalle aziende in diversi modi come progettualità. Oggi in ufficio ci sono anch'io, il Family Day e tanto altro. È un'occasione che solitamente i bambini vengono accolti negli uffici dove lavora mamma o papà per fare delle attività laboratoriali. Noi proponiamo diversi temi come Legambiente, con i nostri animatori di Legambiente, da Coltiviamo il futuro, e dovreste vedere i bambini che toccano la terra con le mani, mettono la piantina, il seme, come si divertono. Ed è veramente bello vederli perché vengono catturati da quello che trasferiamo in quei momenti, sino al tema di che cosa mangiamo, cosa mettiamo a tavola, i prodotti di stagionalità, sia di frutta che di verdura. Insomma, i temi sono tantissimi. E come format noi ci adeguiamo tranquillamente al format educativo scolastico. Intratteniamo i bambini educandoli. Ovviamente le fasce d'età sono dai 13 ai 14 anni, vengono divise in tre aree di giochi e vengono sviluppati laboratori diversi, sempre sullo stesso tema, dipende poi dall'età del bambino. Altra cosa, nel 2020, durante la pandemia, ci siamo immaginati come potevamo avere ancora una relazione con l'azienda e non dimenticarsi di Legambiente e noi di quello che avevamo fatto prima. Allora abbiamo pensato di fare del volontariato a distanza, l'abbiamo chiamato, attraverso dei webinar che ci hanno permesso di svolgere attività di sensibilizzazione anche a distanza, riscuotendo successo di partecipazione. Gli appuntamenti online sono stati strutturati
per offrire ulteriore occasione di informazione, di condivisione, di esperienze e di discussioni, in modo da permettere ai collaboratori delle aziende di poter assumere comportamenti sostenibili sia sul luogo di lavoro che a casa. E qui continuiamo a farli, perché noi mandiamo sempre per email tutti i temi che possiamo trattare come webinar a distanza, come formazione. Molte volte, se facciamo un webinar sulla biodiversità o sull'economia circolare, poi quello è un modello per dare informazioni del progetto e poi concretamente scendiamo in campo a realizzarlo dal vivo, tutti insieme. Quindi sono stati dei momenti importanti anche questi per noi ed è stato un momento di rimanere in relazione tra di noi, perché secondo me la relazione è alla base di ogni cosa. Queste sono le aziende che hanno collaborato nello scorso anno, che collaboriamo, c'è una carrellata di tutte. Alcuni di voi si vedono, alcuni sono nuovi e sarete inseriti l'anno prossimo. Questo è solo un invito. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio il mio team, Francesco Brega, Benedetta Ferrarini e Daniele Nobili, che non vedo, ma era giù, spero che salga a breve e lo ringrazieremo nuovamente dopo. Ringrazio tutti i direttori regionali che sono qui presenti oggi, ringrazio tutto il territorio Legambiente tutta, perché io penso che da soli non si va da nessuna parte, ma tutti insieme possiamo volare come qui oggi e possiamo fare veramente tanto, perché c'è tanto da fare. Grazie. Grazie, grazie Ida per questa presentazione, anche per aver posto l'accento su quella parola di relazioni che dicevi pochi istanti fa, no? Le relazioni che hanno bisogno di tanto impegno, anche tanto calore che riesci a dare durante l'anno e durante le tue attività. Ringraziamo anche Daniele. Daniele Nobili, grazie per il tuo lavoro. Eccolo qui. Ha chiamato prima e non ti vedevamo. E allora continuiamo, chiamiamo i prossimi relatori, sono Riccardo Taverna di Wiglad, Annalisa Corrado di Azero CO2, Antonio Nicoletti di Legambiente e Chiara Ceretti di Spazio 3R. Prego, buongiorno. Allora, vi forniamo anche gli sgabelli. Vedete lì. Va bene qua. E Antonio. E allora apriamo questo panel del nome CSR, ne parliamo con in questo spazio di questa mattinata, parola chiave cittadinanza attiva sostanzialmente. Vedremo quanto sia un investimento sul futuro questa alleanza fra le imprese e il terzo settore. Non rubo tempo a nessuno, do subito la parola a Riccardo Taverna, puoi passare il microfono. Grazie Annalisa. Ok. Dicevo, chairman di Wiglad, ci spiegherà un po' quanto sia importante l'inclusione sociale per le imprese, ne faceva prima un accenno anche Ida nel suo intervento. Certo, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui, sono ormai 10 anni che frequento il workshop Sinergie e mi piace ricordare come è cominciato 10 anni fa. 10 anni fa io stavo lavorando per una sorta di riorganizzazione in alcune parti dell'associazione e con Ida abbiamo incominciato con una specie di piccolo conflitto, perché lei mi disse perché sono passate altre persone qui a proporre quello che voleva fare lei, perché dovrebbe funzionare questa volta. Io gli ho detto non lo so, proviamoci e vediamo dove arriviamo.
siamo arrivati qua in alto, perché il punto era che incontrare, gestire 20 imprese più 80 che dovevano essere ricontattate era un obiettivo che sapevo che Ida avrebbe raggiunto, ma appena uno sforzo incredibile. Per cui abbiamo detto, invece di andare noi, invitiamole così si possono anche confrontare. E quindi siamo riusciti a... Sai che cosa tu sì. Ci sono delle slide, vado avanti o... Vai a braccio. Allora, invece di delle slide... Hai rinunciato alle slide. Mi è venuto in... ho pensato di fare un discorso diverso. Sulla parte sociale. Allora, vi do due numeri. 1,5 miliardi e 4 milioni. 1,5 miliardi sono le persone che hanno difficoltà motorie nel mondo. Per cui, quando si parla di includere, non possiamo trascurare il concetto di mobilità e di accessibilità. I 4 milioni sono gli italiani che hanno problemi di mobilità. E sono persone che hanno varie problematiche, hanno una malattia degenerativa come posso avere io, hanno perso un arto, piuttosto che sono super obesi, ma non riescono ad accedere in tutti gli ambiti della società per vivere una vita completa. Per quel che riguarda i 4 milioni di italiani, se dovessimo ampliare il punto di vista e vedere cosa rientra nelle problematiche di accessibilità, possiamo scoprire che gli italiani che arrivano ad avere problemi sono quasi 10 milioni. Stiamo parlando di persone con malattie neurodegenerative, con di malattie di altri impatti che la società li ha costretti a subire. Quindi questi 10 milioni sono il patrimonio che dobbiamo gestire. Una parola importantissima mi è venuta in mente guardando la prima slide del video di Legambiente, è prendersi cura. Quello che quello che dobbiamo tenere in considerazione è che oggi il mondo sta rotolando verso una china forse finale, ma senz'altro quello che c'è che guida è un deficit di umanità. Deficit di umanità vuol dire che l'uomo con se stesso non ha una visione da inseguire. Quella che la visione dell'umanità è il fatto di prendersi cura delle persone, prendersi cura dei dipendenti, prendersi cura dell'ambiente. Ma il concetto di prendersi cura è un concetto sofisticato, perché non si tratta di prendersi cura per quello che abbiamo in mente noi. Prendersi cura vuol dire prendersi cura di un qualcosa, di una persona, nei tempi e nei modi richiesti da questa persona. Per cui è una questione di valori e di gestione di relazioni. E qui torniamo a workshop di legamento. Grazie Riccardo Taverna. Ricordo che WeGlad si occupa proprio del superamento delle barriere architettoniche per le persone con disabilità. Passiamo al prossimo relatore, Annalisa Corrado di A082. A082 aiuta le imprese a migliorare la propria performance ambientale, lo fate in un grande progetto che è quello di Mosaico Verde. Ce lo racconta. Sì, buongiorno a tutte e tutti.
È acceso? Sì. Sì, ok. E intanto sono molto contenta di essere qui anche a festeggiare i compleanni, a parte che festeggiare è sempre bello, bellissimo, soprattutto con persone speciali. E poi sono contenta di ritrovare qui anche in questa sala diverse persone con cui negli anni abbiamo costruito progetti e collaborato assieme. Zero CO2 è una società che stiamo per fare 20 anni quest'anno ed è nata proprio dalla volontà di Legambiente e Kyoto Club di costruire uno strumento in grado di supportare enti locali e aziende in un percorso strategico di abbattimento delle proprie emissioni climalteranti e come parte terminale, diciamo, anche di sviluppo di progetti di responsabilità sociale d'impresa e di valore condiviso con il territorio, che abbiamo declinato fin dall'inizio in rigenerazione del territorio. Mosaico Verde è nato nel solco dei primi anni di lavoro in cui abbiamo messo insieme aziende e enti locali per aiutare i comuni che spesso hanno magari una pianificazione del verde importante, ma non hanno le risorse per realizzarla o per mantenerla adeguatamente. Quindi, dai primi anni di tentativo è nato questo grande progetto che si chiama Mosaico Verde, grazie al quale poi negli anni siamo riusciti a mettere a dimora oltre 500.000 alberi in tutta Italia, nel territorio italiano. E però pian piano questo progetto si è specializzato sempre di più nel scoprire e valorizzare anche gli aspetti di rigenerazione del territorio, quindi non solo parchi esterni, ma anche parchi urbani che aiutino quel reticolato di biodiversità in città che è così importante per la qualità della vita nelle città e per la salubrità delle città. Poi abbiamo cominciato anche a lavorare per rimettere a disposizione delle comunità dei luoghi che magari non erano più accessibili, per esempio in alcuni parchi, ristrutturando vie d'accesso. E poi piano piano anche abbiamo inserito altri elementi, sempre nell'ottica degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che ormai sono un po' una griglia di valutazione che utilizziamo anche internamente per capire se stiamo andando nella direzione giusta. E abbiamo inserito uno spin-off, diciamo, che si chiama i frutteti solidali, nel senso che invece di piantare alberi e ricostituire la biodiversità territoriale, che è già una cosa importantissima di per sé, mettiamo a dimora anche alberi da frutto presso associazioni o cooperative che si occupano di inclusione sociale, appunto magari proteggendo donne in fuga da situazioni di violenza e aiutandole a formarsi per diventare autonome economicamente, piuttosto che facendo formazione professionale a ragazzi e ragazze migranti che cercano una nuova stabilità o a persone con disabilità, eccetera, eccetera. Abbiamo lavorato anche nelle carceri, che è un lavoro estremamente interessante. E ultimamente stiamo sviluppando anche dei progetti interni all'azienda, quindi un po' più strutturali, di economia circolare. Perché lo sottolineo? Perché alla fine c'è una grande importanza di quello che l'azienda fa strategicamente per internalizzare la sostenibilità nella propria strategia, e quindi non soltanto per aggiungere o giustapporre un pezzettino al proprio obiettivo che resta su un altro piano. Quindi tutto quello che viene fatto per internalizzare la strategia, secondo noi, è importantissimo che venga trasferito e condiviso con i dipendenti e con il proprio personale, perché poi dal proprio personale dipende anche l'effettiva messa in pratica delle strategie aziendali, dal coinvolgimento del personale. E noi abbiamo trovato sempre preziosissima la collaborazione con Legambiente Volontariato e con tutta la squadra, a partire da Ida alla Camera e Francesco Brega, che è una cosa nostra, ma io oggi ho voluto proprio sottolineare la sua presenza fondamentale, amica e rassicurante. Ci piace molto lavorare su questo livello perché, ecco, crediamo che poi quando le persone toccano con mano, nel vero senso della parola, come cadono a terra i principi che l'azienda magari si sta sforzando a mettere in campo, e c'è un salto di consapevolezza che è inimmaginabile senza. Può sembrare una cosa banale, ma appunto i volti delle persone che fanno questi progetti, i racconti, i resoconti che fanno dopo, perché facciamo anche poi ovviamente assieme un momento di monitoraggio, di raccolta dei feedback,
sempre per, in un processo iterativo, naturalmente, quando si fanno progetti sartoriali è anche giusto tarare bene, no? Gli obiettivi e cercare insieme di fare dei passi avanti. Ecco, noi crediamo appunto, sempre nella logica degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che questi processi o si fanno tutti insieme o non funzionano o da qualche parte si inceppano. E tra l'altro il modo di lavorare insieme ai dipendenti è un modo anche per far risalire nella catena delle informazioni, del lavoro e della generazione di idee, nuovi suggerimenti, nuovi progetti anche per orientare l'azienda. Chi lavora nelle grandi aziende lo sa, l'innovazione alla fine è fatta così, è fatta di apertura, di ascolto, di esperienze che si trasformano in nuove proposte, nuove proposizioni. Mettere insieme le persone, tra l'altro, di tutti i livelli dell'azienda, no? In queste esperienze di volontariato, l'altra cosa bella che secondo me è un importantissimo valore aggiunto è che magari il dottorando appena uscito dall'università e appena assunto lavora fianco a fianco con l'amministratrice delegata, piuttosto che chi si occupa di marketing lavora con i responsabili tecnici della catena produttiva e quindi si creano delle relazioni sghembe che magari non si sarebbero create prima, in cui nascono dei dialoghi in cui la multidisciplinarietà della sostenibilità si manifesta con grande, a mio avviso, valore aggiunto per tutta l'azienda. Insomma, quindi è una di quelle win-win-win-win-win-win situation, no? Nel senso che aspetti ambientali, aspetti sociali, aspetti di innovazione, aspetti di coesione d'azienda, e io credo anche aspetti di emersione dei talenti delle persone che lavorano assieme a noi tutti i giorni e che ci diamo un tempo e uno spazio per raccogliere e mettere in relazione. Quindi ancora grazie, sono proprio molto fiera di tutto ciò e ci vediamo l'anno prossimo, al più tardi, per il resto ci vediamo tutte le volte che lavoriamo assieme alle aziende. Grazie. Grazie Annalisa Corrado, che è responsabile di sviluppo progetti innovativi di A082, quindi anche buon compleanno, auguri anche a 082, dicevamo quasi 20 anni. Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, quanto è importante far conoscere ai gruppi di volontariato le aree protette, il lavoro che si fa nelle oasi e tutto ciò che possono spiegare questi teatri naturali. Sì, grazie. Quest'anno con Ida e il gruppo, Francesco, tutto il gruppo che si occupa di volontariato ambientale, abbiamo voluto, diciamo, presentare le attività che facciamo su un ambito che arriva in ritardo a dialogare con le aziende, ma diciamo, sono anni di confronti e di azioni comuni. E lo facciamo sul solco delle cose che diceva Riccardo prima, con le attività sulla biodiversità e l'utilizzo di strumenti operativi come le aree protette. Noi proviamo a prenderci cura del pianeta, quindi di noi stessi, e lo facciamo seguendo quelli che sono obiettivi globali, ponendo al centro la natura come soluzione, parte della soluzione a quelli che sono i cambiamenti climatici, perché le foreste, gli ecosistemi acquatici sono fra i maggiori, diciamo, strumenti di assorbimento da CO2. Se gli ecosistemi sono in buono stato di salute, aiutano a, diciamo, assorbire CO2. E quindi quelli che sono i target che vengono dati a livello globale è l'obiettivo a 2030, ad esempio, quello di incrementare la capacità di questi ecosistemi di assorbirne sempre più CO2. E lo si fa gestendo bene i territori. Le foreste, gli alberi assorbono CO2, ma un sistema forestale ben manutenuto, ben gestito, aumenta la capacità di stoccaggio della CO2. Quindi noi partiamo da questi obiettivi. Obiettivi legati a cosa? Francesco, partono? Sì. Allora io vado. Nel caso. No, ancora deve partire. Ok. Vado così a braccio. Allora, la biodiversità, restando, diciamo, a quelle che sono le definizioni classiche, è la varietà della forma di vita animale e vegetale che popolano la Terra. Quindi la biodiversità è fondamentale per la vi nostra vita, per la vita degli altri animali e per l'equilibrio del pianeta. Gli ecosistemi naturali si reggono quindi su un equilibrio complesso dove le specie, come dire, svolgono tutte una funzione.
e sono parte integrante tra loro. Gli ecosistemi forestali naturali forniscono beni, servizi ecosistemici, quello che noi diamo per scontato, l'aria, l'acqua, il cibo di qualità, materie prime e medicine, sono risultato di ecosistemi naturali. La biodiversità è minacciata dalle fonti di inquinamento, da deforestazione, desertificazione, cambio di uso del suolo, l'introduzione di specie aliene e la distruzione e frammentazione, di habitat oltre al riscaldamento globale. Crisi climatica e perdita di biodiversità sono fortemente connesse. L'uno è, diciamo, aggrava l'altro e si dà soluzione all'una intervenendo su l'altro fattore. Quindi, come dire, la scienza ci ha spiegato in maniera, come dire, viene contestata da chi, come dire, dice di no a prescindere, però su questo è un dato che non può essere smontato. Quindi intervenire sulla riduzione dell'impatto del clima significa favorire la presenza di biodiversità. E noi dobbiamo dire che il nostro paese è nel contesto europeo, ad esempio, fra i paesi che hanno più valori di biodiversità presenti. Per la storia geografica del nostro paese, noi siamo, come dire, un hub che segue le rotte migratorie tra nord e sud del pianeta. Estate e inverno ci sono migrazioni di specie, ora cominciano ad adattarsi anche alle diverse condizioni che trovano. E quindi se trovano condizioni favorevoli di cibo sono più presenti. Quindi noi ogni ragionamento che facciamo lo dobbiamo fare pensando che siamo un tassello di un mosaico più complicato e complesso. E questo l'Italia lo fa. Vai Francesco. Ok. Puntatore. Vai tu, fa, perché schiacciando il Ok, è andato. è andata. Allora, noi utilizziamo a livello globale questo, le aree protette che sono uno strumento. Le aree protette sono uno strumento per conservare in maniera efficace la biodiversità. Sono anche occasione di sviluppo sostenibile per quelle comunità che fanno la scelta di stare dentro le aree protette. Quindi i laboratori della green economy, della bioeconomia, noi in Italia l'abbiamo sperimentata negli ultimi 30 anni, facendo queste scelte, anche perché la gran parte del patrimonio, di oasi, di riserve, di aree marine protette o di parchi nazionali stanno per la gran parte sulla dorsale appenninica, sull'arcata alpina, dove persistono, ad esempio, piccole comunità. E i dati la dicono, diciamo, lunga. 871 sono le aree protette fin qui istituite, quasi l'11% del territorio nazionale, 3 milioni di ettari a terra e 2,5 a mare. Interessano, questa scelta non è una scelta, come dire, nata per caso. 2.500 comuni, per la gran parte piccole e piccolissime, quindi quando si racconta di ostilità verso le aree protette non regge perché non sono pochi numeri e soprattutto sono numeri in costante crescita e interessa tutte le regioni italiane. L'altra cosa da sottolineare è che noi come paese siamo abbastanza bravi, nel senso che il territorio protetto è l'11%, la media europea è il 5%, mentre gli obiettivi al 2030 dovremmo arrivare al 30%, quindi questa è l'impresa più complessa e più complicata. Però, come dire, siamo fra i maggiori detentori di biodiversità, abbiamo un numero imponente di aree protette, però quando dobbiamo raccontare che sono politiche positive, non sempre riusciamo a farlo in una maniera adeguata perché, come dire, prevale l'idea dei conflitti quando si fanno queste scelte. Quindi anche nella comunicazione bisogna essere bravi a raccontare queste cose. Lega Ambiente in particolare. La struttura dell'ambiente territoriale, circoli, strutture regionali, ci occupiamo di 60 aree protette diffuse in tutto il territorio nazionale. Sono quasi 10.000 ettari di realtà completamente diverse. Il bosco di Seveso era un bosco che è nato sulle
su un disastro ambientale. Lì è stato costruito un bosco delle querce con anni e anni di lavoro. La spiaggia dei conigli di Lampedusa è stata una delle prime riserve gestite da Legambiente in Sicilia ed è anche il luogo di maggiore presenza di tartarughe marine, dove d'estate, insieme all'arrivo di tanti poveri diciamo immigrati, i nostri volontari si occupano di tutelare quelle spiagge e assistere alla schiusa delle tartarughe. Quindi luoghi che un tempo erano anche estremamente degradati, che sono diventati in anni di lavoro, diciamo, luoghi di qualità ambientale, dove una delle attenzioni che noi poniamo è quella dell'accoglienza per chi porta disabilità, per i giovani e gli anziani, quindi molte delle strutture sono attrezzate per questo tipo di accoglienza. Di cosa parliamo in Italia? In Italia noi passiamo dalla presenza di specie complesse, come l'orso bruno alpino sulle Alpi centrali, l'orso bruno marsicano in Appennino centrale, che sono belli a vedere, ma sono complicati nei rapporti, anche perché se cresce la popolazione di queste specie è chiaro che interferisce con la presenza umana. Spesso l'interferenza è dovuta anche ad una cattiva gestione di alcune cose. L'orsa marena, che ricorderete in Abruzzo, frequentava Roccaraso, che è una località, diciamo, turistica dell'Abruzzo, perché lì c'era una gestione dei rifiuti un po' non precisa, diciamo così, quindi trovava alimentazione e si avvicinava. I cinghiali che invadono gran parte del nostro territorio urbano è dovuto al fatto che in molte città l'interfaccia tra urbanizzato e naturale ormai, diciamo, si è persa, ma spesso e volentieri perché c'è una cattiva gestione anche dei rifiuti. Quindi conosciamo i problemi, sono complessi, ma ci sono anche le soluzioni. In alcuni casi noi abbiamo fatto delle scelte importanti, quelle di tutelare queste specie o reintrodurle, come è successo in Trentino per le nuove popolazioni di orso bruno, che nel 97, quando si è iniziata, era durante la guerra in Jugoslavia, quella popolazione rischiava di sparire. Noi abbiamo fatto un atto di generosità di fare le reintroduzioni. È chiaro che poi non tutte le cose sono andate nel verso giusto e oggi dobbiamo gestire una serie di conflitti. Come sul lupo, la popolazione di lupo in Italia ha, diciamo, ricolonizzato l'arco alpino e la Francia, quindi siamo stati abili a fare. Poi, come sempre, c'è un equilibrio da trovare, oppure semplicemente quello che succede sulle farfalle e gli impollinatori. Abbiamo popolazioni ricchissime di grande varietà di farfalle e che sono, tra le altre cose, un importante indicatore della qualità dei territori. Le farfalle possono trovarsi anche in ambiti urbani, nel senso che basta gestire il verde in maniera diversa. Le polemiche dell'estate scorsa sul taglio dell'erba, ad esempio, quella era anche una scelta che aiutava a ricolonizzare gli ambienti urbani, la presenza di impollinatori. Certo, qualche disagio lo creava. Chiudo. Gli ecosistemi che sono fondamentali per quella capacità che si diceva prima, di gestire la biodiversità, e queste sono le cose che noi facciamo. Dall'informazione alla comunicazione per turisti e residenti, ad esempio, dove il Parco delle Cinque Terre, dove c'è una frequentazione significativa su alcuni sentieri, si fa azione di volontariato per informare rispetto ai rischi che si possono, diciamo, incontrare nel frequentare alcuni luoghi sensibili, ma anche e soprattutto come comportarsi in quei luoghi. La sorveglianza e la vigilanza ambientale, sono tantissimi gruppi di Legambiente che si occupano di sorveglianza ittica, faunistica o anche di verifica su come vengono gestiti i rifiuti in alcuni territori. Volontariato ambientale sono la gran parte delle attività di manutenzione, di ripristino o di realizzazione di sentieri.
l'installazione di apiari, di casette per gli impollinatori, soprattutto nelle aree dove sono intervenuti degli incendi boschivi, quello è un modo di ripristinare attraverso la ricostituzione di ecosistemi forestali, ma anche è un modo per incentivare Innanzitutto un lavoro nelle cinque gli terre. impollinatori. Realizzazione di orti e frutteti, lo diceva prima Annalisa, o di piccole zone umide urbane che rendono più gradevole l'ambiente, ma danno quel contributo alla biodiversità urbana. La gestione di centri di recupero tartarughe marine, ad esempio, un centro di Legambiente a Manfredonia è fra i centri più attivi dell'intero Mediterraneo. Vengono recuperati intorno ai 150-200 esemplari di tartarughe recuperate in un'attività di pesca a strascico che viene fatta ancora in quei territori. Vengono accolti, curati e di nuovo rimessi in natura. O l'attività che viene fatta con pescatori balneari quando vengono rinvenuti dei siti, dei nidi di tartarughe marine. È cresciuto tantissimo perché è cresciuta la sensibilità o anche i cambiamenti climatici, che ad esempio ci hanno permesso di rinvenire un nido di tartaruga 2 anni fa a Jesolo. Non si misurava da forse un secolo la presenza di un nido a quelle latitudini, però i cambiamenti climatici fanno anche di questi scherzi, e quindi bisogna intervenire per tutelarli, sorvegliarli e dare le informazioni adeguate. Quindi, dal punto di vista dell'incrocio con le attività aziendali, sono tantissime, alcune semplici, altre più complesse, però, come dire, non disperiamo, si può fare tanta attività assieme. Grazie. Grazie ad Antonio Nicoletti, responsabile della protetta di Legambiente. Invito sul palco Chiara Ceretti. Nel suo intervento introduttivo, e dalla Camera già ha lanciato uno sguardo su questa novità di quest'anno, perché lei è presidente di impresa sociale Spazio 3R. Quali sono queste 3R e poi quali sono le novità che ha messo in campo in quest'anno? Beh, innanzitutto, buongiorno. Grazie a tutti, grazie anche per, insomma, con Ida ci eravamo già incontrati, ci siamo rincontrati e ci fa molto piacere. Io sono appunto la presidente di Spazio 3R, riciclo, ricuccio, riuso. Queste sono le nostre 3R. Poi in realtà noi ne aggiungiamo anche altre. La quarta che ci piace è ricominciare, perché questo è un progetto che oggi è diventato un'associazione impresa sociale, quindi è cresciuto nel tempo. E qual è l'obiettivo? Quello di offrire opportunità di formazione e inserimento lavorativo a donne in situazioni di vulnerabilità. Quindi nasce con questa finalità. Il tema è l'economia circolare. Ci definiamo atelier di sartoria artigianale sostenibile. Perché queste parole? Innanzitutto atelier, perché non vogliamo essere una sartoria che richiama un po' al tema della fast fashion, no? La produzione. Non è tanto il produrre, ma è il senso che diamo al fare artigianale. Cioè vogliamo ritornare un po' al significato, no? Del cucito, che è sia apprendere un mestiere, che oggi è sempre più ricercato, eh? Dobbiamo anche considerarlo, ma anche farlo con un pensiero. Non so se recentemente avete visto le immagini dall'altra parte del mondo, del deserto in Cile, un deserto dove non ci sono più le dune di sabbia, ci sono soltanto i nostri vestiti. O le immagini in Africa proprio dei cumuli di vestiti scartati da noi Occidente all'avanguardia, no? E che finiscono per rovinare ecosistemi dall'altra parte del mondo. Quindi parlare di moda sostenibile vuol dire parlare di dare valore ai tessuti che devono essere appunto valorizzati, devono essere anche recuperati dove è possibile, e dare valore anche alle persone che poi vanno a confezionare questi vestiti. Quindi vedete come la sostenibilità diventa proprio circolare in tutti i sensi, no? Dalla sostenibilità ambientale a quella rivolta alle persone, e quindi tutto torna. Quello che facciamo noi, come vi dicevo, è cercare di portare
questi valori concretamente qui a Milano. Abbiamo iniziato in uno spazio piccolo, che rimane ancora oggi il punto di riferimento in zona Porta Romana, e ci stiamo un po' ampliando, ma in un modello di moltiplicazione di piccoli spazi che abbiano appunto questo schema, no, di circolarità. E il nuovo spazio che stiamo allestendo è in zona Naviglio Pavese, ed è un pochino più grande, quindi anche più agevole. E quello che facciamo è facciamo formazione a donne, sono più di 200 le donne da più di 35 paesi del mondo che dal 2016 ad oggi hanno frequentato un nostro corso, una nostra attività o anche i tirocini. Ma sempre di più stiamo crescendo anche in un'ottica di inclusione lavorativa, per cui abbiamo la mattina delle attività di proprio di atelier di produzione, e qui che intervengono le aziende, nel senso che ci troviamo sempre di più a studiare dei progetti anche circolari, no, di recupero di alcuni materiali con le aziende producendo gadget o alcune altri prodotti. E la formazione rimane uno dei temi fondamentali, cioè noi dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo formarci, quindi non vale soltanto per le donne che frequentano i corsi e i laboratori, va benissimo, nel loro caso è più un obiettivo di inserimento sociale e lavorativo, ma sempre di più ci dobbiamo aprire a Milano, alla città, alla cittadinanza, cioè è importante che ciascuno di noi sappia cosa c'è dietro un capo, è importante che ciascuno di noi sappia i materiali, che valore hanno i materiali, che cosa vuol dire capo interamente sostenibile, quali materiali sono più sostenibili, quali meno. Un prodotto circolare ha certe caratteristiche, ma anche che impariamo a dare valore al lavoro sartoriale, al fatto artigianale fatto bene, perché alcune rifiniture possono far durare un capo di più. Quindi quanto è importante che ciascuno di noi nel momento della scelta sappia questi piccoli aspetti, o possa anche imparare a riparare, a usare un ago, un filo. Sono azioni molto semplici, ma che possono fare veramente la differenza. E per questo che a partire da quest'anno l'idea è quella di proporre dei laboratori proprio di volontariato aziendale, di team building, dove le nostre ragazze saranno coinvolte in prima persona. Quindi proprio l'idea che poi loro, tra l'altro le ragazze assunte da noi sono anche socie, perché è molto importante, quindi sono anche, seguono anche loro a loro volta delle tirocinanti, quindi è molto importante anche questa restituzione. È per quello che parlavo di ricominciare, è un po' quello. E quindi l'idea è quella di proporre dei laboratori, delle esperienze, dove tutte le cose che abbiamo sentito prima ritornano, perché prendersi cura delle persone, prendersi cura dei materiali, prendersi cura di un capo che magari noi avevamo nell'armadio, non usiamo più e magari può trasformarsi in qualcos'altro, ma anche l'idea di dare valore a tutto ciò e fare un'esperienza di gruppo. Perché nelle sartorie è molto importante lavorare in gruppo, è importante sapere che cosa fa l'altro, fidarsi e rispettare anche il tempo dell'altro. Quindi per questo diventa un'esperienza di team building a tutto tondo. Quindi questa è un pochino la nostra, diciamo, esperienza in breve, la nostra proposta, e speriamo veramente di aprirci. Noi, guardate, prima si parlava anche di bambini. Noi recentemente stiamo anche facendo laboratori per bambini, perché ci sono dei bambini che vogliono la macchina da cucire a Natale. Oh, finalmente, non i soliti, no? È anche un modo per partire dalle giovani generazioni. Quando si parla di sensibilizzazione, la formazione deve coinvolgere tutti noi, altrimenti è inutile che formiamo nuove sarte consapevoli sul modo sostenibile, produzione sostenibile, e poi le persone che sono accanto a noi per strada non lo sanno, banalmente non si sa. Quindi prima di dire non vengono rispettati questi valori, ma bisogna sapere se noi li sappiamo, se conosciamo a conoscenza di tutto questo. Per quello che anche le immagini del deserto del Cile è un po' scioccante, diciamo, è la parte finale, è proprio catastrofico, però è importante perché vediamo e possiamo fare delle scelte. Quindi l'importanza di scegliere vale per le nostre ragazze, ma vale per ciascuno di noi. Grazie. Grazie, grazie a Chiara Ceretti di Spazio 3R. Ora cambiamo panel e raccontiamo i benefici e i vantaggi di tutte queste attività nei territori. Quindi chiamo i responsabili regionali di Legambiente a
darci qualche flash di cosa è stato fatto sui territori sparsi nella penisola. Allora, chiamo Sergio Capelli, che è direttore di Legambiente Piemonte. Buongiorno, Sergio. Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia. Antonio Gallozzi, responsabile volontariato aziendale per Legambiente Campania. Avvicinatevi tutti, facciamo spazio a tutti. Sì. E poi anche Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria, e Roberto Scacchi, invece il direttore di Legambiente, il presidente, scusa Roberto, dov'è? Eccolo, prego, presidente di Legambiente Lazio. Dicevo, dei flash dal territorio. Cominciamo dal Piemonte, Sergio Capelli. Spiegaci in poche parole, chiedo a tutti ovviamente l'estrema sintesi, le attività svolte in Piemonte. Acceso? Sì. Le attività sono quelle che abituali, le abbiamo già illustrate prima. Devo dire che abbiamo avuto la fortuna nell'ultimo anno di sperimentare tutte le tipologie di attività, quindi dalle attività di pulizia ad attività anche un pochino più complesse, pulizia spondale lato fiume. In Torino abbiamo la fortuna di avere il Po, che ci permette anche questo tipo di attività. Devo dire però che al di là della singola attività c'è un tema, che è quello appunto degli obiettivi dell'Agenda 2030, che abbiamo citato più volte, e che riusciamo con l'attività di volontariato aziendale a impattare in vari obiettivi specifici. Penso alla salute e benessere, penso che è l'obiettivo 3, penso all'11, città e comunità sostenibili, penso al 12, consumo e produzione responsabile, e poi ovviamente lotta contro il cambiamento climatico, vita sott'acqua, parliamo di acqua dolce nel nostro caso, l'attività le facciamo certo sul fiume, ma anche sulle sponde lacustri, e la vita sulla terra. Ma ce n'è una che mi è particolarmente cara, che secondo me è quella fondamentale, su cui forse il volontariato aziendale ha il maggior impatto, che è quella della partnership per gli obiettivi. Questa modalità di lavoro con le aziende ci arricchisce. E devo dire una cosa, poi veramente concludo, così lascio spazio agli altri. C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 e l'obbligo di rendicontazione non finanziaria, che verrà ampliato a un nuovo insieme di aziende e di conseguenza, mi viene da dire, a cascata alla catena di fornitori, poteva lasciar presupporre che l'attività di volontariato aziendale fosse una medaglietta da inserire nel proprio bilancio di sostenibilità o bilancio sociale, comunque nella propria rendicontazione non finanziaria. Beh, devo dire che abbiamo trovato invece una consapevolezza reale, sia da parte dell'azienda che da parte dei singoli lavoratori, sui temi della sostenibilità. È stata, non dico una sorpresa, ma sicuramente un aspetto che ci ha colpito in maniera molto molto positiva. Altro elemento di valore è che riusciamo con queste attività a portare persone, in questo caso dipendenti, ma innanzitutto persone, cittadini, in posti della città dove spesso non sono mai stati, perché degradati, perché poco frequentati, a volte mal frequentati. E devo dire che questo porta un meccanismo di riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini, che contribuisce poi a una consapevolezza sulla sostenibilità e sull'utilizzo degli spazi. Piemonte, Piemonte. Proseguiamo dal Piemonte al Veneto con Piero De Candia e Paola Valente. Allora, grazie mille. Io poi lascio la parola a Paola, che ha seguito territorialmente molto di, cioè, più le attività. Io faccio soltanto questa riflessione oggi sul Sole 24 Ore, in prima pagina, cioè il costo dei cambiamenti climatici negli ultimi
40 anni che si aggirano a circa oltre 200 miliardi, tutto il PNRR. Cioè, quindi per noi riuscire a fare sensibilizzazione e avere dei partner con le aziende, grosse aziende nella sensibilizzazione è fondamentale, perché come ha detto Ida, il cambiamento climatico si combatte tutti assieme. Ora lascio la parola più a Paola Valente, che è la persona che coacha i nostri circoli, ha un po' più il polso delle attività territoriali. Grazie. Buongiorno, io volevo evidenziare alcune caratteristiche che questa attività, caratteristiche positive che secondo me ha questa attività sui territori. Innanzitutto credo che sia importante anche per la conoscenza dei territori, per le persone che partecipano, sia per le bellezze dei nostri territori che per le loro criticità. Poi è importante, come si è detto, per il team building, ma lo è anche per la relazione che si crea fra i partecipanti, fra i dipendenti delle aziende e i nostri soci, che in queste occasioni hanno anche l'opportunità di relazionarsi e di confrontarsi sui temi ambientali. Inoltre ci sono esperienze di lavoro come quello ad esempio che abbiamo fatto con Hilti, che ringrazio, che ha donato al circolo degli attrezzi che utilizza tutt'oggi per svolgere le attività e per la manutenzione del suo spazio che è la Green Station. Quindi grazie per tutte queste opportunità e per il lavoro. Grazie Piero De Candi e Paola Valenti da Legambiente Veneto, Legambiente Lombardia, Andrea Causo. Buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto inizio con dei ringraziamenti e dei complimenti per tutta la squadra di Legambiente, Ida, Francesco, Benedetta, non solo per l'organizzazione di questa mattinata, questo è un appuntamento ormai consolidato, visto la decima tappa di questo evento, ma anche per tutto il lavoro che ogni anno svolgono, senza il quale sarebbe impensabile raggiungere gli ottimi risultati che abbiamo oggi appreso. Io baso un po' il mio intervento sulle parole che ho sentito, su un discorso anche molto bello ed emozionante che ha fatto il nostro presidente Mattarella, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione di Trento quale capitale europea del volontariato per il 2024. Ha sottolineato come il volontariato in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, è espressione dei valori della relazione, della condivisione con l'altro, della solidarietà, della cura e della partecipazione. Riprendo alcune parole che davvero sono state molto belle. Volontari che portano sollievo negli ospedali, volontari che danno forza alla protezione civile, che si occupano di sicurezza ambientale, che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale, volontari che portano soccorso, volontari che distribuiscono cibo e medicinali a chi non ne ha, volontari che vanno nelle case e assistono le famiglie più povere, volontari che sostengono le persone vulnerabili, che si dedicano a bambini e più fragili, volontari che si impegnano nel recupero scolastico, che contrastano la marginalità, l'abbandono, che provano a costruire ponti dove altrimenti vi sarebbero quasi soltanto macerie esistenziali, volontari che si dedicano ai profughi delle guerre e alle catastrofi climatiche. Questo significa che, a prescindere di quale sia lo scopo, che sia sociale o ambientale, i volontari e le volontarie offrono, o meglio ancora, donano il loro tempo, le loro capacità a favore della comunità. E questo esprime un enorme atto di generosità, che questo permette anche di creare nei confronti della comunità un forte, senso di fiducia, di speranza, di legame con il territorio. E solidarietà e speranza sono strettamente connesse con l'idea di pace. Le azioni dei volontari e delle volontarie ci parlano di pace, di non violenza, di integrazione, di tolleranza, di accoglienza. È una stagione in cui emergono spinte forti all'individualismo, all'egoismo più esasperato, dove le paure che affrontiamo spesso negano lo spirito, la vocazione solidale che spesso dell'uomo, la cultura della cura, che sia nei confronti degli altri, che sia nei confronti dell'ambiente che ci circonda, assume un forte significato, perché offre un aiuto concreto ai problemi, perché stimola la crescita di cittadini e di cittadine più consapevoli.
I volontari rappresentano una risorsa, una presenza preziosa, a volte purtroppo ancora molto nascosta, della nostra società, capace di esprimere una visione del mondo che porta la persona al primo posto, il suo pieno diritto ad essere parte attiva della cittadinanza e della comunità. Questo è anche il bello di fare volontariato. Siamo tutti liberi, è una scelta libera, lo sappiamo, ma siamo anche tutti uguali. Non c'è distinzione di età, di genere, di estrazione culturale, sociale e anche di ruoli che ricopriamo all'interno della realtà in cui lavoriamo. E questo dovrebbe essere anche uno dei principi con cui svolgiamo le attività di volontariato aziendale. E rappresenta anche una grande occasione di arricchimento personale, perché valorizza, come abbiamo sentito, le relazioni, valorizza l'aggregazione, l'inclusività, ma anche a volte la conoscenza, la formazione e l'amicizia. Il volontariato è un motore di cambiamento, anche culturale, facendosi promotore innanzitutto attraverso la testimonianza di chi lo fa, di stili di vita che sono improntati sul senso civico e sulla responsabilità, anche partendo da piccoli gesti che ogni giorno possiamo fare nel nostro piccolo quotidiano. E si rafforza se si unisce, mettendo insomma relazioni, realtà, competenze anche diverse, in uno spirito di mutua collaborazione, come spesso avviene tra il mondo del terzo settore e delle imprese, come quello che abbiamo sentito oggi, affinché cresca e si possa propagare come un'enorme energia rinnovabile, con cui ciascuno può contribuire a superare le difficoltà sociali e ambientali che viviamo in questi tempi, ed è sempre, possa sempre essere più riconosciuto come un valore rigenerativo. Chiudo con un invito che faccio a tutti noi. Non viviamo il volontariato come un'esperienza occasionale che facciamo ogni tanto nella nostra vita. Viviamo il volontariato come parte integrante della nostra vita e facciamolo anche a favore dell'ambiente, affinché possiamo vivere in città più belle, più pulite, e in generale cercando sempre più di tutelare, di amare e di curare l'ambiente che ci circonda. Perché, come abbiamo sentito, non è mai è sempre possibile iniziare, o come abbiamo ascoltato, anche ricominciare attraverso questo tipo di attività. Grazie a tutti. Grazie Andrea Causo per questo invito. Scendiamo dalla Lombardia, andiamo in Campania con Antonio Gallozzi, prego. Aspetto che arrivi il tecnico con delle immagini, vediamo anche il territorio in cui avete operato, che sono stati presentati qui stamattina da napoletano e da campano. Preferisco farlo con le immagini, quindi con le emozioni si arrivano. Però prima voglio fare un ringraziamento non bonificato al gruppo di Milano, che Ida, Francesco, Benedetta e Daniele, perché come dicono a Oslo si fanno un mazzo tutto l'anno per il lavoro che fanno. È un lavoro molto intenso, che molto spesso non conosce orari, giorni della settimana. Ne sa qualche cosa anche la mia compagna, i miei suoceri, che arrivano a queste telefonate alle 10 di sera. Poi dice: ma chi è? No, sono gli amici di Milano. Se in queste immagini volevo... Le immagini non ci sono ancora. Allora andiamo avanti e poi ritorniamo in Campania. Risaliamo un po' più a nord con Federico Borromeo, andiamo in Liguria. Grazie. Sì. Grazie a tutti. Ti faccio da spari, ti apro un concerto come le band. Io penso che noi, come prima cosa che dobbiamo fare, è quella di autoringraziarci tutti, per un motivo molto semplice. Vedete, il motivo per cui a me piacciono queste iniziative di volontariato aziendale, non ne ho mai persa una, è perché, contrariamente ad altri convegni dove si dice no, faremo, qui a ogni faremo c'è abbiamo fatto. A ogni faremo c'è quello che abbiamo messo in campo e a ogni faremo c'è quello che noi possiamo testimoniare. I dati li citava Ida, non li sto a riprendere. Però l'importanza che il volontariato ha nei confronti dei territori, sia come stimolo che come comunicazione, che come testimonianza, presa di cura, tutte le parole che sono state dette finora, è una importanza che spesso... Lo dico, prendendomene la responsabilità, spesso le aziende non riescono a capire quanto sia importante, ma perché noi non riusciamo a trasmettere fino in fondo l'importanza e l'entusiasmo che alla Legambiente dà l'azione che le aziende fanno sul territorio. Noi, guardate, di attività ne abbiamo fatte tantissime, alcune sono state raccontate, altre sarebbero da raccontare.
Però come Liguria, diciamo anche per la nostra orografia, ci stiamo praticamente specializzando su quello che è la BC Litter. E alcune aziende addirittura vengono anche da fuori del territorio Ligure, lo sapete benissimo perché alcuni li vedo, a fare questo tipo di azione appunto nella nostra regione. L'importanza della BC Litter diventa fondamentale per tutta una serie di motivi. Cominciamo dal primo, la citizen science, cioè la capacità di poter fare dell'ambientalismo scientifico da parte di persone che non avrebbero le caratteristiche tecniche per poterlo fare. Qui poi c'è Giorgio Zampetti, il nostro direttore generale, che è uno dei padri della citizen science e della BC Litter da quando coordinava il comitato scientifico, lui Serena, sulle campagne. L'importanza quindi già dell'agire in questo modo, l'importanza del testimoniarlo, perché guardate che un'azienda sul territorio non testimonia solo a quelli che lo sanno all'interno dell'azienda o a quelli di Legambiente che vengono come volontari a partecipare all'iniziativa, ma lo testimonia a tutto il mondo che gravita intorno a Legambiente e all'ambientalismo. La terza questione è quella che riguarda proprio la raccolta di dati, perché spesso con le aziende noi andiamo nei giorni feriali a fare delle raccolte di dati che con i volontari, proprio per una questione diciamo così pratica in termini di tempo, non potremo andare a raccogliere. Quindi queste tre importanze sono un punto diciamo fondamentale. Ci sono alcune aziende che di fatto hanno adottato dei pezzi della nostra regione. Faccio ad esempio, cito Mare Blu, ma perché negli ultimi due anni praticamente hanno fatto Levante e Ponente della città di Genova, andando a cogliere quelli che sono i punti, no? La spiaggia più a nord di tutto il Mar Tirreno a Voltri e la spiaggia diciamo più integrata nella città che è quella di Stour. Cioè noi con loro siamo riusciti a fare un'azione che poi ha previsto anche degli appuntamenti in cui noi spiegavamo e ragionavamo su queste cose, e dall'altra parte abbiamo avuto come ritorno la loro esperienza rispetto al loro lavoro che fanno sul mare per la loro attività aziendale. Questo scambio è fondamentale per poter proseguire al meglio il lavoro. Grazie. Grazie Federico Borromeo, direttore degli Legambiente Ligure. Riproviamo con l'attore. No, non c'è ancora. No. E allora andiamo nel Lazio. Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, piantumazione, messa a dimora di alberi, pulizia, compuliamo il mondo. Queste sono un po' le attività svolte. Aprite in due il concerto di Antonio. Secondo gruppo d'apertura. Guarda, un po' perché siamo qua, non posso non approfittarne, cioè siamo in un posto straordinario, no? Che ci fa un anche cambiare paradigma su quello che vediamo da giù. Quello che vediamo da su è tutt'altro. Vediamo la coltre di smog, ma se non ci fosse potremmo vedere anche il poco bianco sulle nevi alpine, oppure vediamo pure i pannelli fotovoltaici sopra i tetti. Insomma, ci sono il cambio di paradigma e il cambio di punto di vista è sempre una cosa interessante, è sempre una cosa importante. E quello che è successo tra Legambiente e le aziende che hanno iniziato a fare volontariato insieme a noi, e tutto questo corpaccione di persone che si sono messe in moto, è stato proprio un cambio di paradigma, due mondi che immagino fossero molto lontani fino a un po' di anni fa, che non solo sono vicini ma marciano insieme, che si chiamano per nome. Io da Roma chiaramente con tanti di voi, con tante aziende ci siamo incontrati, Cristina, Fernanda, tante persone che stanno in sala hanno fatto attività di volontariato aziendale nella capitale chiaramente, e è stato quello uno dei momenti più alti per la nostra città, come se fosse stata una resistenza civica al degrado che la circondava in questi periodi brutti durante i quali insomma c'è stata una crisi di rifiuti che è andata a finire un po' in tutto il mondo. E allora noi siamo riusciti a resistere in qualche modo anche attraverso questi straordinari momenti che abbiamo costruito insieme, anche fidelizzandoci nei rapporti. Una delle cose più belle che poi ci è capitato è incontrare delle aziende come quelle presenti, ma non per fare un torto agli altri, vorrei fare un punto specifico su Ernest Young, dopo Tiziana dell'Orto interverrà, ma insieme a loro abbiamo scoperto
che c'è, è possibile anche una concatenazione di eventi che ci porta da un trasloco sostenibile a delle borracce nelle sedi delle aziende, a dei momenti di pulizia sulle spiagge, poi sui litorali, e poi sui fiumi, e poi nei parchi, e poi nei contesti urbani, fino ad arrivare anche a, speriamo, l'adozione di piccoli spazi urbani dove generare degli orti nel cuore di una città che è molto complicata, dove, dove poter fare un'attività così è un po' più difficile che altrove per una serie infinita, purtroppo, di motivi. Questa concatenazione di eventi è quello che ci dà poi una grande speranza di rilancio del territorio, e questa concatenazione di eventi è i suoi pilastri, gli architravi sono questo impegno incredibile delle persone che non solo fanno attività, ma che poi rincontriamo di anno in anno, no? Queste persone che un giorno ci chiedono che albero è quello, che uccello è quello, che specie di uccello è quello, l'altro giorno parliamo del più e del meno nel contesto della cura dei nostri territori e ci innamoriamo tra associazioni e aziende di un aspetto comune che ci riguarda tutti, cioè il luogo dove, dove si sta e il luogo dove si ha voglia di dare questo enorme protagonismo in quello che, ecco, Andrea prima ha raccontato quello che diceva il presidente sul volontariato, che è un valore immenso, non è un valore economico, è difficilissimo contabilizzarlo questo valore economico nei nostri, nei nostri bilanci sociali, perché è straordinariamente importante e è anche un valore, pare quasi una parola brutta, politico. Noi facciamo con queste attività una grande azione politica di riscossa delle persone e di cura del territorio, e farlo insieme tra aziende e associazionismo del terzo settore e la nostra associazione in particolare, che non si ferma solo alla cura del territorio, ma guarda quanto bianche sono le Alpi, quanto poco bianche sono le Alpi o quanto grigio c'è intorno, è un valore ancora più alto. Grazie Ida per il lavoro che fai. Grazie Roberto Scacchi, presidente dell'Ambiente Lazio. Allora, Antonio Gallozzi, possiamo vedere le immagini che hai portato con gli interventi dell'Ambiente Campania. È intervenuta in un paio di quartieri. Abbiamo, dicevo io, abbiamo preferito alcune immagini che rappresentano poi la pulizia delle varie aree, dalle spiagge ai parchi, alle ville comunali, eccetera. La cosa importante, e di questo poi ringrazio un'azienda in particolare che è Capgemini, che dopo so che Alessandro Amiata farà un intervento in rappresentanza di Capgemini, è proprio anche l'aver scommesso in questa zona, che è Scampia, un luogo che molto spesso viene, secondo me, troppo eccessivamente presentato solo come luogo di degrado, ma invece forse nessuno sa che il quartiere di Scampia è il quartiere di Napoli con la più alta presenza di associazioni, con la parte di verde più presente, qua vediamo l'impollinazione, questo è il parco che raggiunge un parco di oltre 20 associazioni, che è il progetto Pangea, che è un progetto del Giardino dei Cinque Continenti, che è rappresentativo un po' con essenze di questi cinque continenti, dove noi chiediamo alle persone, tra molti di questi partecipanti, qui vediamo Carmela Manco che è figli in famiglia, quartiere di San Giovanni a Teduccio, noi crediamo moltissimo non solo nell'azione finalizzata a se stessa del volontariato e quindi, come diceva prima Roberto Scacchi, anche di cittadinanza attiva. Noi crediamo moltissimo nel rendere consapevoli i cittadini, che siano volontari o dipendenti di aziende, di fare ognuno la propria parte e quindi magari andare anche oltre la mezz'ora o l'ora di, come dire, di volontariato aziendale. Quindi noi proponiamo moltissimo ai dipendenti, qui è un'attività fatta con Bimbi in Ufficio che piace tanto a Ida, l'attività di un volontariato nei territori. Ne abbiamo scommesso, e di questo ringrazio Luigi Barretta di Capgemini di Napoli, nel fare attività
nei quartieri più, tra virgolette, ad alto disagio sociale, perché noi crediamo che è facile andare in centro a fare delle attività, molto più, tra virgolette, complicato è farlo in periferia, dove molto spesso ci ritroviamo con gli stessi dipendenti a frequentare zone della città di Napoli che non conoscono. Io ho finito e passo a te. Grazie ad Antonio Gallozzi e a tutti i rappresentanti di Lega Ambiente sul territorio. Io invito qui Iris Corberi, che è la direttrice di Bio Ecogeo. Lei introdurrà tutti i prossimi relatori, che sostanzialmente sono rappresentanti delle imprese che racconteranno la loro esperienza. Benvenuta Iris. Lascio ovviamente a te il testimone, prego. Grazie mille, grazie, buongiorno e bentrovati. Mi sento quasi un po' in di più a ringraziare ancora una volta Ida, Francesca e Benedetta per tutto il lavoro che fanno e per questa... Scusate, porca miseria. Molto bene. Ok, scusate. Bello della diretta, no? Ok, così? Sì, certo. Vai. Siamo, va bene. È che purtroppo non avevo la giacca e quindi non mi potevano mettere quello che si mette solitamente. Quindi dicevo, ringrazio tanto Lega Ambiente Milano, ma Lega Ambiente tutta, che oggi è qui ben rappresentata e che è sempre un piacere vedere all'opera. Quello che ogni anno in questo workshop, che ormai è l'appuntamento di febbraio, mi viene da dire, no? E quindi ogni anno ci ritroviamo qui e ogni anno aspetto un po' come se fossero i numeri della lotteria, i numeri che ci dà Ida, no? E mi stupiscono sempre i numeri dei collaboratori, quest'anno 16.000 collaboratori, quindi mi immagino la mole di persone, no? Che invade parchi, giardini pubblici, spiagge, e anche poi il numero delle aziende che continua a crescere. Quest'anno 241, tante in più anche rispetto all'anno scorso, e mi fa anche piacere vedere tante aziende che già abbiamo conosciuto negli anni passati, ma anche tante aziende nuove che, insomma, mi ritrovo per la prima volta a presentare, a conoscere, e spero anche presto a intervistare, perché una delle nostre collaborazioni con Lega Ambiente è proprio la presenza di queste aziende sulla nostra rivista Bio Ecogeo. Quindi invito tutti i partecipanti, sia chi ci racconterà le loro storie in questo momento, ma anche chi ci segue a distanza, a contattarmi, perché a noi piace molto raccontare le vostre esperienze e rendere i lettori magari più vicini anche ad aziende che conoscono magari per nome, ma di cui magari non conoscono questa attività. Non mi dilungo ulteriormente, direi che invitiamo subito sul palco con noi Alessandro Ciani, expert ESG di BNP Paribas. Buongiorno, piacere. I nostri padroni di casa che hanno iniziato lo scorso anno con Lega Ambiente più di 500 collaboratori e più di 1000 chili di rifiuti raccolti. Tantissimi anche per voi. Ora sì. No, stavo vedendo qualche numero riportato nel cartellone in fondo sui mozziconi di sigaretta, visto che Filippo ne parlava stamattina presentandosi. E numeri 166 kg raccolti di mozziconi l'anno scorso, come BNP Paribas, non come BNL, e abbiamo raccolto 18 kg di mozziconi, quindi più di un decimo della raccolta dei mozziconi, insomma, sarà fatta da 500 nostri colleghi, e quindi è anche, tra virgolette, un vanto poterlo raccontare. Una tonnellata di rifiuti, cioè tre città coinvolte, Roma, Firenze e Milano, e con 500 colleghi nella stessa giornata, che è stata una cosa veramente, diciamo, difficile da organizzare. Abbiamo passato giornate anche noi, insomma, con Ida se la ricorda bene, l'esperienza molto sfidante, però ci siamo dati un obiettivo in più. Quest'anno vogliamo farne 800, quindi l'anno scorso ne abbiamo fatte 500, quest'anno sempre su Roma, Firenze e Milano, cambiando data e spostandoci nel 5 giugno del 2024, giornata ovviamente mondiale, quindi dell'ambiente, quindi quale giorno migliore,
e 800 colleghi del gruppo BNP Paribas in Italia si uniranno a Lega Ambiente per fare, diciamo, queste attività di pulizia dei parchi. E una delle cose più particolari è che ci saranno ovviamente a accoglierci anche dei nostri pensionati che l'anno scorso hanno fatto questa attività, diciamo, di pulizia nell'ambito dell'iniziativa del 19 settembre, e adesso hanno sposato la causa di Lega Ambiente e, diciamo, supporteranno i colleghi in queste attività. Ci tengo a dire un'altra cosa, insomma, che ovviamente, visto che ne parlava questa mattina Filippo, che il gruppo BNP Paribas è molto attento ai temi di volontariato aziendale, e considerate che il programma One Million Hours to Help ha appunto l'obiettivo di far fare ai colleghi durante l'orario di lavoro 1 milione di ore, diciamo, durante i 2 anni. Come Gruppo Italia l'anno scorso, questo giusto perché i numeri poi rendono ancora più importante quello di cui parliamo, abbiamo fatto 50.000 ore e abbiamo coinvolto 8.000 colleghi, ovvero la metà dei colleghi del gruppo BNP Paribas in Italia. Quindi questi sono numeri che ci fanno ragionare che quant'è la potenza di fuoco che possiamo esprimere, nel senso, adesso ne abbiamo coinvolto 1 su 2, l'anno prossimo cercheremo di avvicinarci a coinvolgere tutti quanti. Grazie. Grazie. Abbiamo un video? Lanciamo un attimo il video così vediamo l'esperienza del 19 settembre. Assolutamente. Io volevo invitare veramente tutti a sedervi, perché questo video vi darà veramente delle forti emozioni, veramente. Grazie. Se volete accomodarvi. Eccoci qua alla fine di un bellissimo pomeriggio al Parco Indro Montanelli di Milano e contemporanea con altri siti italiani, con tutto il gruppo BNP Paribas Italia. Per noi rappresenta un cambio di passo, centinaia di persone nelle varie sedi che in qualche caso si sono conosciuti in questa occasione, ed è il grande valore aggiunto di questo. D'ora in poi faremo sempre più avvenimenti di questo tipo, il riscontro è stato molto positivo. Questo parco sembrava all'inizio molto pulito, invece abbiamo avuto dei risultati inaspettati. Abbiamo raccolto più di 5 kg e 500 grammi di mozziconi di sigaretta e più di 148 kg di rifiuti abbandonati indifferenziato. Quindi il parco ringrazia il team di BNP Paribas e speriamo di rivederci presto per altre attività. Una esperienza bellissima, siamo riusciti a fare un'iniziativa che ha raggiunto una serie di obiettivi, uno più bello dell'altro. Abbiamo ripulito questo bellissimo parco, partiti con oltre 100 colleghi e siamo riusciti a raccogliere qualcosa come 150 kg di rifiuti. Siamo stati bene insieme, uniti da un obiettivo comune, che è quello di partire da quello che possiamo fare noi per rendere il mondo in cui viviamo un pochettino migliore di come lo troviamo. È un bellissimo modo per stare insieme. Grazie a BNP Paribas, grazie. Come sempre l'entusiasmo è il protagonista. Oltretutto faceva un caldo terribile. Abbiamo visto. Quindi grazie ancora e all'anno prossimo, direi. E quest'anno, è vero, è certo, quest'anno. E inviterei qui con me Alessandra Miata, Head of CSR, buongiorno, di Capgemini, insieme a Lega Ambiente dal 2020, quindi ormai abbiamo uno storico. Una storia lunga, sì. Esatto. Si sente? Sì. Alle spalle, impegnati nella riqualificazione dei parchi urbani e delle aree pubbliche urbane, ma anche alla manutenzione del verde, tant'è che in tempo di Covid non vi siete fermati e vi siete dedicati a quello che si poteva ripulire, mantenere, no. E quindi terrazze e balconi delle proprie case. Sì, devo dire che appunto la nostra esperienza insieme agli amici di Lega Ambiente ha qualche anno. Siamo partiti proprio nel momento in cui non si pensava che fosse possibile, cioè quando eravamo tutti chiusi nelle nostre case, in cui non si andava più neanche in ufficio, quindi nel pieno della pandemia. Abbiamo fatto il nostro primo evento aziendale con 3 città, siamo riusciti, grazie appunto anche al fatto che
Legambiente ha messo in atto tutte le protezioni dal punto di vista della salute e sicurezza, quindi per i nostri volontari non c'è stato nessun rischio. Abbiamo iniziato lì la nostra storia di volontariato ambientale, una storia che è continuata negli anni, crescendo nel numero delle città coinvolte. Nell'ultima edizione, l'anno scorso, ne abbiamo coinvolte 7, e aumentando il numero dei colleghi e delle colleghe che partecipavano, allargando alle famiglie, quindi figli, mogli, mariti, amici, compagni, tutti quanti. Abbiamo allargato alla comunità tutta insieme, perché fare volontariato ambientale è un modo concreto di tradurre le parole in fatti. Anche per noi, io devo dire, ringrazio molto i nostri ospiti qua, che insomma di BNP, e anche Filippo, che ha introdotto questa mattina, perché ha dato un quadro del posizionamento del volontariato aziendale all'interno di una più ampia strategia ambientale che anche noi come azienda abbiamo, molto, molto simile. Mi sono molto ritrovata in quello che lui raccontava. Ecco, fare cultura ambientale non si può fare solo con le parole, è necessario metterle in atto, e di questo, diciamo, questa è la nostra testimonianza, è la nostra testimonianza oggi. Le altre due cose veramente in breve volevo dire, perché per noi sono un grande valore nella collaborazione con Legambiente. Uno, i contenuti. Oggi abbiamo visto un sacco di opportunità di mettere in atto la sensibilità ambientale, quindi non semplicemente le pulizie dei parchi, e semplicemente non è un diminutivo. Cioè, anche noi siamo trovati ad arrivare in giardini pubblici che, quando li abbiamo visti, ho detto: ma cosa siamo venuti a fare? È un parco pulito, e invece abbiamo raccolto chili di cicche di sigarette, di tappi, di cose, appunto, di rifiuti abbandonati. E quindi, uno, la varietà delle cose che si possono fare noi l'abbiamo sperimentata negli anni, quindi abbiamo fatto appunto pulizia dei parchi, beach litter, riciclo, riutilizzo di materiali, e con gli spunti di quest'anno speriamo di continuare a fare tante cose diverse. E l'altra cosa che per noi è veramente importante, che abbiamo sperimentato, è il fatto che non solo sono esperienze di networking all'interno dell'azienda, quindi dei volontari dell'azienda, ma anche appunto col territorio e con l'associazione del territorio. Credo che appunto oggi abbiamo avuto diverse testimonianze di opportunità di collaborazione con diverse associazioni. Per noi questo è un valore, perché insieme si può fare, insieme si può cambiare. E questo è un po' il messaggio anche del video, che non so se riuscirà a partire. Vai. Sono orgoglioso di far parte di un'azienda che ha questa attenzione per temi che sono veramente importanti per le persone. Siamo un'azienda di persone, e quindi è fondamentale riuscire a trovare dei punti di contatto, una visione comune. Il volontariato è uno di questi. Sono piccole cose che però fatte insieme acquisiscono un enorme valore. Spero di aver dato insieme ai miei colleghi un contributo oggettivo e fattivo a questa bella iniziativa a cui Capgemini ha aderito. Abbiamo visto tantissime donne passare, chiederci supporto per diversi bisogni, e chiaramente, ovviamente, noi per ognuna di loro abbiamo provato a dare delle risposte. L'attività del volontariato è sempre ben accetta, perché è proprio grazie a loro che si possono riqualificare e restituire a materiali nuova vita. Oggi mi porto a casa una consapevolezza maggiore di cosa ancora si può fare nella società per le donne, ma anche per gli uomini. Attività di questo genere che ti arricchiscono, ti danno la possibilità di fare quel qualcosa in più. Sono occasioni preziose. In realtà tu credi di dare, ma ricevi. Si può. Si può. Si può. Si può! Bellissimo, grazie Alessandra, grazie mille anche a te. E ora invito qua con me Fernanda Panvini, Head of Sustainability and Circular Economy di Enel. Enel, azienda veterana, mi viene da dire, del volontariato aziendale. Ogni anno cresce sempre di più il coinvolgimento dei vostri collaboratori, siamo arrivati quasi a 900 2023. Ok, ottimo, con ovviamente anche qui tante centinaia di chili di rifiuti
raccolti. Vuoi raccontarci? Sì, grazie Iris, grazie a tutti, saluto. C'è un video, volevo farlo vedere prima. Sì, sì. Il volontariato aziendale di Enel nasce nel 2019 da un doppio impulso. Da una parte quello dell'azienda, che vuole contribuire in maniera più attiva e fattiva nei territori in cui è presente, e da un'altra quella dei colleghi, che chiedono a gran voce di poter partecipare e di poter sostenere le persone più fragili. In una parola, l'esperienza di oggi la descriverei con emozione, un'emozione molto forte. Non sai qual è il confine fra dare e ricevere, è qualcosa di unico. La nostra attenzione al volontariato è già un motivo di grande orgoglio. Tra i tanti motivi, sicuramente l'iniziativa che stiamo vivendo in questo periodo natalizio forse lo è ancora di più, perché è un'iniziativa che coniuga il volontariato dei colleghi di Enel con le attività di Enel Cuore, che è la nostra onlus. I valori condivisi tra la Caritas di Roma e Enel Cuore sono intanto quello della solidarietà e dell'attenzione alle persone fragili. Quindi ecco, questa collaborazione con Enel Cuore ci permette proprio questo, di entrare in certi mondi che altrimenti sarebbero lontani mediante il volontariato e sensibilizzare anche quegli ambiti. Il volontariato è una leva fondamentale appunto per andare incontro a queste fragilità e in un certo senso anche per aiutare, diciamo, dal punto di vista di sostenibilità a far accettare la presenza di Enel in termini positivi. Quest'anno 2023 con Enel siamo scesi in campo con più di 500 persone in 9 città. Abbiamo raccolto più di 1148 kg di rifiuti. Le attività continueranno per rendere una cosa importante, perché ci battiamo insieme per un clima e per l'ambiente. La grande novità di quest'anno è la sinergia fra l'azienda e la nostra onlus Enel Cuore. Perché? Perché le organizzazioni coinvolte nel volontariato aziendale sono appunto organizzazioni storicamente partner di Enel Cuore. Due valori importanti ci accomunano: la sensibilità nell'ascolto di bambini e famiglie con disagio e la concretezza nel dare risposte a queste persone. Enel oggi ci fa un grande regalo, perché ci regala un tempo che altrimenti non avremmo avuto, un tempo da donare agli altri. Un'azione concreta e tangibile per le persone, per l'ambiente e la comunità, un vero esempio per le generazioni future. L'Albero della Vita da sempre si occupa di promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia. Per noi i volontari Enel sono assolutamente una risorsa, sono quelli che ci aiutano a rispondere al bisogno del territorio. Questa esperienza mi ha lasciato molto, perché collaborare sia con gli educatori che con i bambini con cui siamo stati mi ha colpito nel profondo. Grazie. Il video è un po' lungo, però mi faceva piacere dar voce ai colleghi che hanno partecipato, perché il volontariato è un progetto fatto dai colleghi e per le persone, con le persone e per le persone. Legambiente è il nostro main partner per quanto riguarda il volontariato ambientale. Vi sono altri tipi di volontariato che sostiene, ha un programma molto vasto che parte da marzo e finisce a dicembre di ogni anno, già a partire dal 2019, è volontariato per il sociale, avete visto gli altri partner, l'anno scorso avevamo 9 partner con cui sono tutti enti del terzo settore che operano o per la collettività o appunto per situazioni di disagio. E volontariato anche di competenza, in cui i colleghi Enel mettono a disposizione le proprie competenze, che possono essere specifiche nel settore energia, ma anche di linguistiche, di soft skills, a favore di persone, diciamo, in termini di formazione. E l'anno scorso siamo riusciti quindi ad arrivare a 900 colleghi, e non siamo riusciti ovviamente a accontentare tutti, perché non scegliamo noi colleghi, ma i colleghi si candidano sulla base di una piattaforma, possono scegliere iniziative che per loro sono più congeniali e anche in diversi territori d'Italia. Siamo arrivati a 19 città, siamo presenti come Legambiente in tutto il territorio nazionale, questo è il nostro vantaggio, e insieme a Legambiente abbiamo fatto 9 città, se non erro, vero Ida? Mi scuso col direttore della Liguria, la Liguria è una delle regioni che non abbiamo quest'anno, prendo l'appunto, esatto.
Esatto, la recuperiamo quest'anno. E so la difficoltà e il lavoro che c'è dietro, e capisco perché con questa enfasi Ida ha salutato e ringraziato i suoi collaboratori, faccio io lo stesso con il mio team che sta a casa, perché vi assicuro che organizzare 450 colleghi in 9 città in una settimana non è semplice, soprattutto per imprese molto complicate, molto strutturate, per cui anche le esigenze che ogni volta presentiamo a Ida sono molteplici, lo sappiamo. In più c'è tutta anche la relazione con le comunità locali, con le municipalizzate, insomma, per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti. Il volontariato è un elemento di benessere, ci tengo a dirlo, per le persone che partecipano. Stiamo facendo in questi giorni una survey, poi ti faccio sapere un po' i risultati, però sta emergendo davvero che i progetti di cura per l'ambiente sono veramente molto apprezzati. E, ci si mette in gioco, quello che diceva la collega è vero, rappresenta, si dà ma è più quello che si riceve, anche in ambito sociale, di disagio soprattutto diciamo di povertà, di anziani, molti spunti vengono dall'esterno. Io ricordo, ho fatto un evento alla Caritas, alla mensa, cioè, in cui appunto distribuiamo il pasto, e un signore si è avvicinato al termine dell'evento, vi ringraziamo, cioè, ma la lettura, non avete pensato alla lettura? Effettivamente non avevamo pensato. Perché anche il tempo passare per queste persone che sono in solitudine è importante, diventa quella giornata, una giornata da ricordare, qualcosa che si porta. Quindi gli impegni sono davvero tanti, ma il valore è veramente più grande di quello che si mette in gioco. Grazie. Grazie a Fernanda. Grazie, ora siamo qui con me Laura Deni. Head of Communication Manager, pardon, di Essity, ben arrivata. Essity che si è unita a Legambiente lo scorso anno con un piccolo manuale, che poi in realtà l'ho visto, piccolo piccolo non è, un manuale dedicato agli studenti, agli scolari, ai piccoli volontari di domani, e anche tanti laboratori sempre però dedicati ai più piccoli. Questa è un po' forse la vostra... Mi avvalgo di qualche slide perché oggi sì, la voce... Assolutamente. Ah sì, anche il telecomando, grazie. Sì, allora, vale la pena introdurre Essity perché magari non tutti conoscono il brand. Essity è un'azienda che si occupa di igiene e di salute, che in Italia è ben conosciuta con i marchi Tena, Tempo, Nuvenia, Tork, Demacap. Quindi lavoriamo in questo ambito. Come azienda svedese multinazionale siamo dal DNA sostenibile, ci piace definirci in questo modo, e per questa ragione abbiamo e cerchiamo sempre partnership di valore per aumentare la cultura che si fa in Italia sulla sostenibilità. Dal 2021, e lo introduco perché appunto per spiegarvi un po' che cos'è questo librino che porta la firma di Legambiente e di Essity, vale la pena. Nel 2021 abbiamo cominciato con una ricerca post pandemia per capire come in Italia gli stili sostenibili degli italiani fossero variati, e appunto guardo a Laura Brambilla che la infonda insieme a me, insieme a noi, insieme a un team, insieme a Serena Carpentieri, ha lavorato tantissimo a questo progetto, e appunto nasceva da una ricerca che ci ha dato un gap, ci ha dato un'indicazione, ci ha detto che gli italiani vorrebbero tantissimo essere sostenibili nei consumi quotidiani, ma in realtà non riescono ad esserlo. E per un anno e mezzo con Laura, con altri esperti, con Serena, abbiamo lavorato a una ricerca per capire come mai ci fosse questa difficoltà degli italiani. E da qui nasce proprio Insostenibili Terrestri, che è una guida un po' diversa, un po' nuova, un po' ironica, che attraverso un simpatico alieno, che adesso vi mostro in un video, racconta la sostenibilità in un modo un po' diverso. Lascio raccontarlo a lui. L'evento che la specie umana ha sempre temuto è diventato realtà. Gli alieni sono arrivati sulla Terra per giudicarci. No, scherzo. L'alieno è solo uno e si chiama IIT-7bis. Non ha nessuna intenzione di giudicarci, ma ha un sacco di domande sul nostro rapporto con il pianeta. No, no, la lavastoviglie non è il luogo adatto in cui trovare delle risposte. O forse sì. Grazie ai suoi tre coinquilini si avventurerà tra RAE, second hand, differenziata, spreco alimentare, acqua, energia, mobilità. Insomma, roba forte.
Imparerà le nostre strane abitudini, riempirà pagine e pagine di appunti, farà nuove amicizie, alcune poco raccomandabili, ma soprattutto grazie a lui ci scopriremo insostenibili terrestri. Da oggi al cinema. No, è un libro. Come un libro? E dove lo leggo? Su internet. Scopri la storia su www.insostenibiliterrestri.it. Eccolo, quindi spero di avervi acceso una curiosità. È un progetto che oggi stiamo portando nelle scuole italiane e quindi insomma portiamo avanti questa collaborazione con Legambiente proprio per continuare a diffondere la cultura della sostenibilità, soprattutto a partire dai più piccoli. Questo però mi ha dato solo il là per parlare di quello che è invece stata una bellissima prima esperienza con Ida e con il team di coinvolgimento dei dipendenti nelle attività di sostenibilità dell'azienda. E l'abbiamo proprio chiamata Sustainability Family Experience e sicuramente parte dalle esperienze di Ida e del suo team riguardo i bimbi in ufficio, quindi partiva dall'idea di portare i bambini, le famiglie, non solo i bambini piccoli e grandi, ma comunque portare tutte le famiglie in azienda e raccontare un qualcosa che desse un valore aggiuntivo e che contribuisse in qualche modo ad unirsi alla lotta per salvare il pianeta. Giusto? Punto lì, ok, va bene, facciamo meglio. Sì. Ed è stato un'esperienza veramente bellissima. Il 6 di ottobre nella nostra sede di Legnano abbiamo ospitato tutte le famiglie dei colleghi, erano oltre 155 persone, e Legambiente con un bellissimo team di formatori esperti ha condotto quattro laboratori dedicati non solo a raccontare i sostenibili terrestri, ma anche a trattare tanti temi, dai rifiuti alla plastica nei mari, in generale appunto quali sono le abitudini di sostenibilità migliori da portare avanti con la famiglia, con i bambini, ma anche per gli adulti, e ha intrattenuto il nostro pubblico in maniera veramente meravigliosa. C'erano ovviamente, se vuoi andare avanti con la slide, c'erano ovviamente, vi ho portato un po' di foto per darvi un po' il mood della giornata, c'era ovviamente l'alieno Martin che è stato tanto acclamato, c'erano appunto tante attività. Un momento per noi molto importante perché chiaramente ha anche dato modo per rafforzare ulteriormente la nostra partnership insieme a Legambiente e la volontà di continuare a contribuire alla cultura su questo tema così importante. L'ultimissimo contributo, durante questa giornata abbiamo chiesto ai nostri colleghi che cosa volesse dire per loro essere davvero sostenibili nella vita di tutti i giorni. Vi ho portato un piccolo video perché è carino ascoltare anche le voci di grandi io e piccoli. Io come prima cosa, quando magari mia sorella, visto che è più piccola, si dimentica di spegnere le luci, o anche mio papà lo fa spesso, le spengo. Io in particolare faccio molta attenzione al packaging dei prodotti perché in Essiti, per il lavoro che faccio, mi capita anche di occuparmi spessissimo del packaging e so quanti progetti e quanto lavoriamo sulla sostenibilità, e quindi se vedo un prodotto che ha un packaging che secondo me è fatto male o non è sostenibile, cerco di non comprarlo. Quando mi lavo i denti chiudo l'acqua in modo tale che non la spreco, oppure quando lavo i piatti prima li insapono, ovviamente chiudendo l'acqua, e poi li sciacquo tutti una volta in modo tale appunto da non sprecarla. Una cosa importante che abbiamo deciso di fare a casa, per esempio, è mettere il depuratore dell'acqua, che ci ha permesso di non utilizzare più né bottiglie di plastica. Eravamo passati già dalla plastica al vetro, ma poi ho scoperto documentandomi che non era così sostenibile, e quindi poi abbiamo scelto di mettere il depuratore. Ecco, come vedete, quindi c'era già grande volontà da parte dei colleghi, insomma, di mettersi in gioco e di fare qualcosa nel nostro piccolo. L'idea è proprio questa, no? Siamo tutti un po' insostenibili, però insomma, cerchiamo nelle piccole cose di fare la differenza. Concludo con un grazie speciale davvero a questo team di formatori eccezionali che ha portato tanti temi e tanti momenti di confronto e di discussione anche in azienda. Quindi davvero grazie a tutti. Grazie. Grazie Laura. Ora è il momento di Tiziana Dell'Orto, segretario generale di Ernst & Young Foundation Onlus e responsabile del settore sostenibilità di Ernst & Young. Anche voi molto attivi
su tutto quello che riguarda la riqualificazione delle aree urbane. Vi abbiamo sentito prima nominati dal direttore della Regione Lazio, quindi Tiziana, lascio a te la parola per raccontarti questi 3 anni ormai di collaborazione. Quattro direi, dal 2019, quattro. Sono quasi 5. Ah, caspita, 5. Allora, ci sono delle slide, ma se non ci sono io comincio a parlare. Intanto devo ringraziare anch'io, ma soprattutto per aver organizzato questa giornata meravigliosa in cui sentiamo delle avventure splendide di tante altre aziende che come noi hanno sposato il volontariato aziendale. E quindi grazie a Legambiente, a Ida, a Roberto Scacchi e anche a Maria Domenica Bognano, che non è qui o non so se c'è, ma la volevo ringraziare, è online, e soprattutto a tutti voi per quelle bellissime esperienze che avete raccontato. Ora mi aggiungo anch'io, raccontando quello che facciamo noi in EY. Volevo soltanto anch'io dire due cose su chi siamo, per chi non ci conoscesse. Noi siamo un leader mondiale nei servizi professionali alle organizzazioni pubbliche e private, lavoriamo in 150 paesi del mondo, quindi siamo un gruppo di più di 395.000 persone. In Italia siamo 8.500 in 17 uffici e ci occupiamo di consulenza a 360 gradi, anche consulenza nella sostenibilità, ma consulenza direzionale, audit, revisione contabile, consulenza legale e amministrativa. E la sostenibilità per noi è un must in tutto quello che facciamo, cioè abbiamo integrato la sostenibilità nel nostro piano industriale e quindi anche le nostre persone lavorano con un purpose unico, che è quello di costruire un mondo del lavoro migliore o un mondo che lavora meglio. Quindi significa proprio lavorare con tutta la filiera, dai nostri clienti alle nostre persone, alla nostra catena di fornitura, cercando di costruire un mondo migliore. A livello globale abbiamo due grandi ambizioni, diventare net zero entro il 2025 e impattare positivamente la vita di 1 miliardo di persone entro il 2030. In Italia lo decliniamo con 3 grandi pillar, quello di migliorare il paese, quindi il paese del futuro, che è il pillar social value della nostra strategia internazionale, l'azienda del futuro, quindi come dicevo, lavorare per la nostra azienda, per quella dei nostri clienti e quella della nostra filiera perché siano più sostenibili, e le persone del futuro, lavorare con le nostre persone, con le comunità con cui operiamo e ovviamente con tutti quelli con cui veniamo, tutti i nostri stakeholder. Chiaramente non vado nel piano di sostenibilità che ha 35 KPI misurabili e quindi perderemo tutta la giornata se vi dovessi raccontare tutto il piano, ma vado sulle persone, perché sono le persone poi quelle che agiscono il nostro volontariato, che è, come è stato appena detto, anche per noi un volontariato di competenza, in quanto noi siamo persone, il nostro prodotto sono le nostre persone, così il nostro give back migliore è quello di rimettere in gioco le nostre competenze. Per questo grande obiettivo, quello di dare un impatto attraverso quello che sappiamo fare meglio verso le nostre comunità. Il volontariato di competenza ha 4 grandi pillar, che è quello del supporto alle nuove generazioni, quello di accelerare la sostenibilità ambientale e qui appunto è la connessione con Legambiente, lavorare con gli imprenditori a impatto sociale e ambientale, ma quindi anche altre connessioni con il lavoro che fa Legambiente, e poi abbiamo aggiunto recentemente, ahimè, la risposta immediata ai disastri, dove comunque c'è sempre anche un lavoro che possiamo contribuire a fare con Legambiente. Negli anni abbiamo aumentato sempre più il numero dei nostri volontari. I volontari crescono, ma sono volontari, quindi anche noi abbiamo un portale dove le persone si registrano e noi proponiamo ogni anno una novantina di progetti diversi, perché è un volontariato di competenza e quindi tutti possono scegliere di fare un volontariato che più gli corrisponde. Il volontariato che apriamo veramente a tutti è quello ambientale, perché è quello in cui tutte le persone possono dare veramente un grande contributo, e quindi abbiamo dal 2019 un rapporto strettissimo con Legambiente. Come ricordava Roberto, abbiamo cominciato con un lavoro insieme a Legambiente quando abbiamo cambiato sede nel 2019, e quindi riciclo dei mobili che avevamo nel nostro ufficio.
un progetto sull'eliminazione totale della plastica dagli uffici e quindi una diffusione di borracce che continuiamo a fare tutti gli anni, e poi soprattutto il grande volontariato di competenza e di diciamo ambientale più ampio per tutti. Ogni anno abbiamo aderito a Puliamo il Mondo, spiagge e fondali puliti, messa a dimora di alberi per riqualificazioni urbane, abbiamo aderito al progetto, al grande progetto Life Terra, mettendo a dimora più di 6.000 alberi, non direttamente noi, ma insieme e grazie all'attività di Legambiente. Abbiamo organizzato passeggiate ecologiche, si parlava di biodiversità, abbiamo sensibilizzato le nostre persone ai temi della biodiversità, e stiamo lavorando adesso per realizzare 3 orti urbani che realizzeremo quest'anno, uno a Roma, uno a Milano e uno a Bari. Nel frattempo EY porta avanti il suo piano ambientale per diventare net zero nel 2025, questo è un lavoro che facciamo a livello globale, e quindi siamo sicuri che anche questo tipo di attività ha un suo valore e dà un ritorno anche su questo grande progetto internazionale. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto la carta del volontariato aziendale, che ovviamente ogni anno pubblichiamo. Noi pubblichiamo 2 rapporti, un rapporto di sostenibilità e un report di missione che racconta tutto quello che fa la nostra fondazione. E mi trovo molto vicino a quello che è stato detto, cioè il mio doppio ruolo dimostra la coerenza totale tra quello che è il lavoro che fa la fondazione e quello che è la corporate social responsibility e la sostenibilità che portiamo avanti in EY. Quindi io ringrazio nuovamente Legambiente, ma ringrazio veramente tutti voi per il lavoro che fate, perché giustamente l'obiettivo 17 è solo tutti insieme riusciamo a cambiare il mondo. Grazie. Grazie Tiziana. Ora inviterei qui Massimo Fortunato, Sustainable Development Manager di Birra Peroni, anche lui una new entry di Legambiente. Avete portato ben 400 dei vostri collaboratori sulla spiaggia di San Vincenzo, che spero tutti abbiate avuto la fortuna di visitare. Massimo, raccontaci la vostra esperienza, la vostra prima esperienza. Sì, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Ovviamente Birra Peroni non c'è bisogno che vi dica chi è, che cosa fa, e credo che quest'anno con Legambiente abbiamo superato un record, nel senso che Legambiente è stata capace di assisterci per portare più di 400 colleghi in una mattinata in un posto specifico che è questo. Molto bello, mi scosto da qui, così potete vederlo, e per restituire un po', no, al territorio e all'ambiente quello che è poi il nostro vivere quotidiano in azienda. Questa slide, come dire, mostra, senza necessità di aggiungere altro, un po' quello che abbiamo fatto. Io partirei da cosa abbiamo fatto, poi cerco di condividervi perché lo facciamo e cosa vogliamo fare, semmai in futuro. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche in occasione della convention aziendale portato più di 400 colleghi in questo splendido parco, sono più di 650 ettari di querce, di pini, e anche lì, come Ida spesso dice, ci sembrava che fosse tutto pulito, in realtà no, e abbiamo raccolto con tutto il team di Legambiente più di 500 kg di rifiuti, e di cui, se non erro, erano quasi 150 kg di anche ulteriori mozziconi di... Oh no, scusami, 5 kg di mozziconi di sigarette, era un po' troppo. Noi siamo ovviamente un'azienda che produce, e ci piace misurare le cose, lo facciamo con i nostri colleghi in ingegneria quando si tratta di misurare le emissioni in atmosfera dei nostri stabilimenti, lo vogliamo fare anche con il volontariato. Quindi abbiamo chiesto ai colleghi com'è andata, no? Perché ovviamente bisogna sempre confrontarsi poi con il risultato, e diciamo che per questo motivo ho messo quei 2 numeretti lì in basso. L'attività è stata molto gradita e tutti vorrebbero, insomma, continuare a lavorare insieme con Legambiente per attività di questo tipo in futuro. Perché lo facciamo? Molte parole, come dire, chiave sono state già dette. L'idea dello stare insieme, del prenderci cura di noi stessi, tra di noi e degli altri, dell'ambiente,
ma vedendo l'immagine più grande, questo fa parte un po' di un percorso, di una strategia in ambito di sostenibilità, dove tra i vari, insomma, aspetti vogliamo arrivare a zero emissioni, quindi al tema della carbon neutrality al 2030 nei nostri birrifici, no? Così che tutti noi, quando semmai la sera a cena ci beviamo una birra, sapremo anche che ha emissioni zero, speriamo molto presto. Quello che vogliamo fare al futuro è un po' perseguire questo concetto di eredità, no? La nostra strategia si chiama Legacy 2030 e noi crediamo che riceviamo un'eredità, e però allo stesso tempo ne lasceremo un'altra, no? L'azienda di per sé è un congiunto di persone e le persone cambiano a volte negli anni, e la nostra responsabilità è portare avanti l'azienda in uno sviluppo sostenibile per la prossima generazione di colleghi, ma anche fare in modo che quell'azienda sia competitiva e abbia successo nel mondo dopo il 2030. E quindi in questo noi abbiamo una responsabilità nella nostra generazione attuale di colleghi e colleghe che fanno parte della famiglia di Birra Peroni. Quindi l'idea per quest'anno è un po' cambiare la dinamica, cioè passare da un evento macro a semmai degli eventi anche più piccoli, però più sul territorio. Noi abbiamo tre grandi sedi, una a Bari, una a Roma e una a Padova, dove abbiamo i nostri birrifici, più un ufficio commerciale a Milano. Quindi il tentativo è cercare di organizzarsi in modo più decentralizzato, portare più impatto su vari territori e anche, insomma, questo è un tema, il tema della connessione con il territorio, che per noi è molto importante, perché alla fin dei conti facciamo un prodotto che è sinonimo e, come dire, riflesso di convivialità, devo stare insieme. Quindi vogliamo anche promuovere l'idea che tutti i colleghi sul territorio possano anche riappropriarsi, come è stato detto prima, di spazi che semmai non vivono ancora al 100%, o anche lì che possono essere più vicini poi al sentire ai bisogni delle comunità sul territorio. Questo è tutto, e ovviamente poi nel caso di domande, approfondimenti, insomma, avremo modo dopo di parlare. Grazie. Massimo, grazie ancora. Quindi ora è il momento di Alice Matteucci, Southern Sustainability Manager di ILTI. ILTI è un'azienda, mi viene da dire giovane, perché tutti voi, sì. vi vedo tutti molto giovani. Sì, comunque, verissimo. Azienda che, oltre appunto a dare il proprio contributo nelle attività di pulizia, ha anche dato fisicamente un contributo, donando i vostri strumenti ai circoli in cui avete appunto fatto le vostre attività, e che sono stati strumenti che hanno aiutato nella riqualificazione di oggetti come panchine, fioriere, insomma tutto quello che serve per rendere anche più belli i nostri parchi, oltre che più puliti. Assolutamente, okay. Verissimo. Forse appunto merita anche in questo caso una piccola presentazione dell'azienda, perché rispetto magari ai colleghi che abbiamo visto fino a questa mattina, siamo in un settore un po' di nicchia, devo dire, che però è quello delle costruzioni, e che tradizionalmente, diciamo, viene un po', insomma, ritenuto responsabile di una buona fetta di quelle che sono le emissioni di CO2 nel nostro mondo. Purtroppo, diciamo, vengono valutate fino a un 37-39%, quindi noi ci sentiamo come parte della catena del valore del settore delle costruzioni, altamente responsabili poi di fare iniziative per diminuire questo impatto. Da un punto di vista quindi sia ambientale ma anche sociale, abbiamo deciso da 2 anni a questa parte questo percorso con Legambiente. Direi che tantissime parole sono state dette sul perché farlo, su che opportunità porta per quello che è poi l'ambiente di lavoro, per quello che è l'engagement delle persone, quindi non mi dilungherò ulteriormente in andare a sottolineare questi aspetti. Noi in realtà è da tanto tempo che facciamo attività legate alle comunità locali, l'abbiamo iniziato a fare nel 1996 con quella che è la fondazione in realtà del gruppo, perché noi siamo parte di un gruppo presente in più di 120 paesi al mondo. In Italia siamo appunto presenti con l'headquarter in Italia, che controlla anche parte, diciamo, delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo. In Italia nello specifico siamo 1400, e stiamo cercando quindi nella nostra comunità locale, appunto di ILTI Italia, di mettere a terra quello che è parte della nostra strategia più ampia di sostenibilità, e cioè quello di
costruire un futuro migliore insieme alla nostra fondazione, ma di costruire un settore delle costruzioni migliori quando invece ci affacciamo alla nostra parte business. E lo facciamo quindi portando le nostre persone a fare attività di volontariato. E la novità appunto di quest'anno è che inizieremo proprio a farlo sempre di più durante le ore lavorative, anche perché ad oggi diciamo l'abbiamo portato avanti anche in realtà durante i periodi, insomma durante i weekend, per dare la possibilità anche alle famiglie e ai bambini dei nostri colleghi di poter partecipare. E diciamo che mi soffermerei su una particolarità che secondo me ha contraddistinto la nostra partnership l'anno scorso. Quando ci siamo incontrate all'inizio dell'anno, l'anno scorso ci siamo dette: ma cosa facciamo quest'anno? Siamo andati a pulire le spiagge, dei parchi, però sai, Ida, la nostra strategia sta andando sempre più verso anche un concetto di circolarità, di mettere a terra proprio attività circolari proprio per riuscire ad raggiungere le nostre ambizioni di sostenibilità. E così da lì abbiamo provato a fare una fusione di quello che è l'ambizione di Legambiente, appunto di ripulire i nostri parchi, di rimetterli a nuovo e di darli quindi nel migliore dei modi a disposizione delle comunità locali, e la nostra invece strategia di circolarità. E quindi siamo riusciti quindi insieme a dare ad alcune, appunto specificatamente 6, perché in 6 città abbiamo portato avanti l'attività con Legambiente, anche un piccolo parco attrezzi che proveniva appunto da attrezzi ricondizionati di quelli che noi gestiamo nel nostro plant qua a Carpiano, quindi a sud di Milano, in modo tale che non solo noi con le nostre persone durante quelle giornate potevamo rimettere a nuovo nel migliore dei modi i parchi, ma anche a tutte quelle che sarebbero stati volontari le persone dopo, successive, di poter utilizzare attrezzatura che permetteva di velocizzare anche il tempo con cui appunto venivano recuperati questi parchi. Stavamo parlando stamattina con qualcuno, l'anno scorso infatti io ero presente a Cesenatico e solitamente ci hanno detto manualmente diciamo si riesce a rimettere un po' in sesto due set da picnic, quindi le due panchine, il tavolo. Eravamo circa una quindicina di persone, in realtà grazie all'attrezzatura che gli avevamo messo a disposizione abbiamo rifatto tutto il parco, non si fermavano più, sono andati proprio. E quindi questo mette anche secondo me in evidenza quanto queste collaborazioni virtuose che si creano tra le aziende come noi e le organizzazioni del terzo settore come voi, mettendo appunto a fattor comune le nostre competenze, la nostra innovazione, le nostre tecnologie, i nostri servizi, i nostri prodotti, si possa moltiplicare n volte il beneficio che in realtà portiamo non solo al nostro pianeta ma alle nostre persone stesse. Vorrei concludere solo facendovi vedere un piccolo video che racconta quindi il nostro programma di volontariato che si chiama Engaged Beyond Business, per l'appunto. Scusate se è in inglese sottointitolato, ma è proprio fresco fresco e mi faceva piacere farvelo vedere. It is about the positive impact we create in the lives of others. The EBB project formed the framework for Hilti's volunteering program around the world and invites all Hilti employees to become engaged in social projects. Being part of the Engage Beyond Business program has been a great experience for me. It's not just about the physical and practical work that we do, but it's about bringing joy and gratitude to our communities. Together, we build more than just a house. We build hope, dreams, and a better future. I was so happy, you know, when he called me and said, like, you know, you're approved, we're going to build a house for you. And, like, actually, tears came to my eyes. Engaged Beyond Business is not just about giving back. It's also about empowering the Hilti people to create their own initiatives and to build a better future. Fenomeno, strano, ma io la cazzo di sreccio da sta ovvie, i figli non si giesmo tu ostale, uolo ma se ne vieiesmo. Be a part of Engaged Beyond Business and join us in transforming the lives of those who need it the most. Grazie, grazie Alice.
Ora chiamo sul palco Elvira Viteritti, qua, Team Lead Communication di Cosnova. Eccoci qua Elvira, insieme ad Anna Dosti, collega. Buongiorno. Di Elvira. Noi siamo arrivati qui un po' troppo seri, direi. In realtà noi vendiamo make-up trucchi, quindi siamo abbastanza... Però ci hanno detto, mi raccomando, andate lì. Vi ringrazio veramente tanto, questo è il mio pensiero personale, perché diciamo che sono tutte storie molto interessanti. Noi siamo Cosnova Italia, la nostra casa madre è Cosnova Beauty. La nostra casa madre si trova in Germania, lì sono in 600, noi siamo in 25 in Italia, ma facciamo tante cose. Quindi potremmo andare già nella prossima slide. Vale. Ok, allora noi ci occupiamo di make-up e i nostri marchi sono Essence e Catrice. Abbiamo un prezzo medio molto accessibile, siamo da sempre un brand, dei brand non testati sugli animali, siamo al 100% vegan, da marzo 2023 siamo privi di microplastiche, quindi abbiamo anticipato le direttive europee. Il nostro prossimo obiettivo è quello di creare delle formule prive di siliconi volatili, quindi siamo abbastanza sostenibili, direi. Oggi vi presentiamo un po' quali sono gli obiettivi di sostenibilità in Cosnova, quindi Cosnova Gruppo, come lavoriamo a livello locale, quali sono le nostre azioni, vi mostreremo un po' dei progetti di upcycling e anche le nostre iniziative sociali qui in Italia. Quindi darei la parola ad Anna, che... Grazie Elvira, ciao a tutti, grazie per l'invito. Velocemente io vi faccio vedere un po' quelli che sono gli obiettivi a livello CSR di Cosnova Italia, che poi non sono solo obiettivi così delle vision, ma sono gesti concreti che facciamo ogni giorno. A partire dalla protezione climatica, ci impegniamo a ridurre le emissioni di CO2 attraverso progetti locali, proteggendo, rimboscando le foreste, la protezione delle acque. Ci impegniamo a ridurre in generale i rifiuti, utilizziamo solo materie prime riciclabili e facciamo progetti di upcycling, molto importante per noi. Comunichiamo fortemente l'innocuità dei nostri prodotti, il che vuol dire che sono prodotti non nocivi non solo per la salute dell'uomo, degli umani, ma anche innocui dal punto di vista ambientale e anche di tutta la filiera sociale. E poi ovviamente le iniziative sociali, perché vogliamo restituire e avere un impatto positivo, quindi abbiamo tantissime, davvero tantissime iniziative, con un focus particolare sulle donne, gli studenti, la formazione degli studenti e le persone in difficoltà. Passando al concreto, insomma, il cuore delle nostre iniziative CSR è sicuramente il volontariato aziendale con Lega Ambiente. Lega Ambiente per noi è un partner davvero essenziale e molto, molto sentito in azienda, perché ci permette non solo di avere un impatto positivo e aiutare il quartiere e l'ambiente, ma anche di creare ovviamente un clima coeso, tutto quello che abbiamo detto prima di noi. L'anno scorso abbiamo iniziato questa attività di park littering a Milano e abbiamo imparato che il littering, ossia la dispersione di piccoli diciamo materiali nell'ambiente, è una delle cause più inquinanti delle nostre città, quindi dei nostri mari, delle nostre spiagge. Per questo motivo abbiamo voluto, diciamo, riconfermare questa attività con il beach littering che faremo a fine maggio nella spiaggia di Genova a Voltri, quindi Liguria. Non lo sapete, ma ci sarà. Noi siamo già pronti e non vediamo l'ora. Insomma, è un'attività che veramente ci sta a cuore. E un aspetto interessante che però si è già detto è che ovviamente i primi, diciamo, rifiuti, i mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più comuni. E non ci rendiamo davvero conto di quanto siano nocivi, non solo perché inquinano l'ambiente, ma proprio per le sostanze che rilasciano. Quindi abbiamo voluto fare di più e abbiamo intrapreso anche un progetto di upcycling, che però vi parleremo dopo, di cui vi parleremo poi in seguito.
In tema sempre restando di protezione ambientale, facciamo veramente tanto, siamo ci sponsor, anzi ci prendiamo cura dell'ambiente del parco cittadino di fronte ai nostri uffici, facciamo anche dei progetti sociali, di educazione con il liceo Vittorini di fronte al nostro ufficio, siamo Water Defenders Alliance di LiveGate, quindi noi usiamo solo energia rinnovabile, pulita, e contribuiamo alla carbon neutrality dal 2022 in Italia totalmente. Poi sempre in Liguria abbiamo dotato un SIBIN, che è questo cestino mangia plastiche, e abbiamo donato anche dei kit che puliscono il mare dagli oli di idrocarburi. Quindi il mare quest'anno sarà un tema fondamentale a cui teniamo molto. E in tema di upcycling, Elvira vi illustrerà. Nei prossimi eventi con Legambiente troverete questo piccolo, diciamo, questo portamozziconi tascabile, quindi da portare con voi per chi fuma. Lo troverete anche nei kit in fondo alla sala, dove appunto abbiamo pensato a questa idea con i nostri... Avete presente un po' le plastiche che contengono i prodotti di vendita sugli espositori, quindi sui negozi. Abbiamo deciso quindi di riciclarli insieme all'azienda Unica Plast e abbiamo realizzato questi portamozziconi tascabili che appunto doneremo per il kit di Legambiente, anche noi faremo un po' di attività. Quindi questa è una delle nostre attività insieme a Legambiente. Poi ovviamente il nostro core business principale, per quanto i brand siano inclusivi, ovviamente sono le donne. Quindi abbiamo altre attività che abbiamo sviluppato appunto per l'empowerment femminile, e tra queste potete vedere appunto la realizzazione di una panchina rossa, e appunto conoscete benissimo il tema, e questo evento è stato realizzato insieme al liceo Vittorini di Milano, che sarebbe il liceo proprio di fronte ai nostri uffici. Altre attività, una molto interessante dove se mangia e se beve, praticamente abbiamo Make Up the Farm con frutta in campo. Quindi abbiamo adottato degli alberi da frutta per i dipendenti di Cosnova Italia nel frutteto urbano dell'azienda agricola Frutta in Campo. Grazie ancora, siamo stati veramente felici di stare con voi. Grazie Elvira, grazie Anna. E ora chiamo Cristina Coppi, Communication and Marketing Manager di VPT Italia, che è là in fondo, quindi ci metterà un po' ad arrivare. E VPT Italia è impegnata nel settore delle energie rinnovabili. Eccoti qua Cristina, tra l'altro sono anche molto contenta perché finalmente dopo 3 anni di telefonate e mail ci conosciamo dal vivo. Eccoci qua. E quindi Cristina, voi simbolicamente avete adottato una spiaggia di Roma. Sì, una spiaggia di Capocotta. Allora, intanto buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Complimenti ai colleghi che mi hanno preceduta, iniziative decisamente molto molto belle. Quindi niente, io spendo 2 parole per raccontare chi è VPD. Noi siamo una multinazionale tedesca, come vedete dal marchio, nonché dall'immagine, ci occupiamo di energie rinnovabili. Nasciamo nel 1996 a Brema. Non so se c'è il... Ah, magari, grazie Francesco. Sì. Abbiamo 6 gigawatt di capacità installata, 3.700 persone in staff, oltre 15 gigawatt di progetti eolici, oltre 3 gigawatt di progetti fotovoltaici, e siamo presenti in 29 paesi. Valore condiviso e sostenibilità sono sostanzialmente alla base del modo di agire di VPD. Entriamo nei territori cercando di avviare collaborazioni e dialoghi. Da quest'anno stiamo attivando con un partner specializzato delle attività di ripiantumazione di essenze mellifere, nonché di creazione di apiari. Questo perché vorremmo far passare il concetto che intorno agli impianti a fonte rinnovabile è possibile mantenere e sviluppare biodiversità. Le api sono fondamentali per la tutela della biodiversità. Inoltre, a livello internazionale, la società tutti gli anni analizza le proprie emissioni di CO2 e
compensa in parte dove non riesce a ridurre con progetti in Guatemala, in Nepal, in Pakistan, in Sri Lanka e in Pomerania. Di questi l'unico paese dove noi siamo attivi è la Pomerania. Per il resto non abbiamo uffici. Francesco, se poi vi mostro che, come vedete, non abbiamo uffici in quelle zone, però ci teniamo. È proprio il valore condiviso, ripeto, la sostenibilità e questo tipo di progetti sono cose che sono proprio all'interno della società. In Italia siamo presenti con 3 uffici, Roma, Bari e Cagliari, e appunto abbiamo cominciato in sordina nel 2019, eravamo in 5. Poi abbiamo nel 2020, con le difficoltà del caso, le mascherine, ma ci tenevamo ad essere presenti, abbiamo partecipato prendendoci cura per il primo anno della spiaggia di Capocotta che si trova sul litorale romano. Nel 2021 abbiamo cominciato a portare anche i bambini, cioè i figli dei colleghi, perché abbiamo pensato che fosse comunque importante anche cominciare a coinvolgere le giovani generazioni. 2022 c'è ancora il figlio di un collega e abbiamo fatto l'attività di beach litter, e arriviamo al 2023 che siamo diventati decisamente tanti e ci sono 3 bambini, perché ormai è diventato un appuntamento che entusiasma tutti e che ha entusiasmato appunto talmente tanto noi colleghi che i bambini hanno deciso di venire con noi. E poi questa è una cosa che io e Ida cerchiamo di portare insieme dal 2019. Speriamo nel 2024. I nostri colleghi ci hanno visto talmente innamorati di quello che facevamo che questo è quello che è accaduto lo scorso anno. Quindi Croazia, Germania, Bulgaria, Cile, Giappone, e Spagna, altre location della Germania, Taiwan e Svezia. Io spero veramente che il 2024 sia la volta buona per portare, oltre che la bandiera WPD, quella di Lega Ambiente in giro per il mondo. Grazie a tutti. Grazie Cristina. Ed eccoci giunti alla conclusione. Ringrazio tutte le aziende che hanno voluto condividere con noi le loro esperienze e passo la parola a Ida. Un minuto, si sente? Ma non va. Sì, va. Un minuto intanto per ringraziare le aziende presenti, da Alice, Ilti, Massimo, Birra, Alessandra, Capgemini, Tiziana, Ernest Young, le nuove leve di Cosnova, grazie. E, insomma, Laura Deni, Fernanda, tutte quelle che siete qua, ci tengo a ringraziarvi tantissimo perché avete portato il valore aggiunto a questa giornata. Siete stati voi che avete raccontato cosa abbiamo fatto insieme. Non è sempre Legambiente che si racconta, che parla, che si racconta sempre le cose quando siamo bravi e siamo soprattutto belli, ma grazie a voi possiamo dare questi risultati. Però ci tengo a ringraziare anche le altre aziende che sono intervenute lo scorso anno, che sono qui presenti, da Schneider Electric, E.ON, KPMG e tante altre, UPS e tanti altri che sono in sala oggi, e tutti quelli che ci seguono online. Per cui io sono veramente contenta di questa giornata. Sappiate che da lunedì vi chiamerò tutti per fare la programmazione del 2024. Con alcuni è già partita, infatti le colleghe della società Cosnova hanno già detto che il 30 maggio saremo alla spiaggia di Genova Voltri e inizieremo a lavorare già da lì. Quindi ragazzi, buon lavoro a tutti e ancora grazie per essere stati qui con noi oggi, e grazie a tutti quelli che sono online. Grazie. Do di nuovo la parola a Francesco Loiacono, che ringrazio per il lavoro e il supporto, tra lui Mariangela Galimi, che sono venuti da Roma a darci una mano, insieme al nostro direttore generale Giorgio Zampetti. Grazie. Grazie a te Ida, al quale diamo subito la parola. Allora Giorgio, abbiamo sentito tante belle parole in questa giornata, ne possiamo sicuramente trarre tanti insegnamenti, però tutte intorno alla parola volontariato, che già di per sé è una parola molto, molto bella. Sì, grazie Francesco, così è la parola più importante forse uscita anche oggi. Insomma, ovviamente sono pochi punti per fare considerazioni molto veloci, visto già molto è stato detto, però insomma ci tenevo a riprendere un po' il filo della mattinata.
La prima cosa che mi viene in mente di dire è grazie, nel senso che poi i numeri che ci ha detto, che abbiamo detto, abbiamo tirato fuori col bilancio del 2023 sono numeri eccezionali, no? 16.000 volontari, 16.300 mi sembra chili di rifiuto, 260 aree recuperate, insomma sono numeri molto importanti che dimostrano proprio la concretezza di questa attività fatta insieme, quindi vi dico veramente grazie per questo aiuto che avete dato a noi nel fare queste cose, ai nostri circoli, ma anche soprattutto all'ambiente e alle comunità che hanno ospitato questi interventi. E poi c'è un secondo punto, secondo me l'importanza delle azioni del volontariato. Su questa cosa qui, diciamo, Andrea ha letto il messaggio di Mattarella, insomma, ha detto dei temi, dei concetti molto importanti su questo tema, invece vado un po' più nel dettaglio. Il primo è il fatto che grazie al volontariato si possono fare delle cose apparentemente inutili, oppure diciamo che uno si chiede perché deve fare queste cose anche così puntuali, ma che possono essere anche molto importanti. E faccio due esempi. Uno è il grande protagonista, anzi attore non protagonista ma presente di questa mattina, che è il mozzicone di sigaretta. Diciamo che se penso che molti dei volontari che hanno partecipato ai nostri insieme si sono chiesti per quale motivo sono dovuti mettere piegati per terra sulla spiaggia a cercare mozziconi, a contarli, e vi racconto su questo una storia. Diciamo, noi iniziamo diversi anni fa col monitoraggio dei Beach Litter, iniziamo con Tammy Cotton Fioc, no, sulle spiagge, facciamo questa operazione, diciamo, in tutta Italia, anche in tutta Europa. Abbiamo anche una campagna che coinvolge i paesi del Nord Africa e dell'Asia, insomma, diciamo, che si affaccia sul Mediterraneo, e facciamo questa azione coordinata con tantissime organizzazioni di volontariato in tutto le sponde del Mediterraneo. Un'esperienza che ci ha portato anche fino all'ONU, che ci ha invitato alla prima conferenza mondiale degli oceani a parlare di questo tema e di quello che avevamo fatto tutti quanti insieme come volontariato, e quei dati poi hanno portato passo dopo passo anche a far sì che ci sia oggi in Europa una direttiva, che è appunto la strategia sulle plastiche, la nuova direttiva europea, che di fatto ha messo al bando i cotton fioc e quindi ha fatto una nuova normativa ambientale. Quindi così forse anche ci fa capire quanto è importante, no, partendo da alcuni gesti, perché devo stare qui a contare i bastoncini su questa spiaggia, su questo parco, e invece ecco, fa capire quanto lontano possono portare anche azioni come queste. E sui mozziconi, insomma, Ida poi, no, abbia stressato insieme ai nostri regionali, insomma, chi vi abitate nelle azioni di controllo ambientale. Però, per esempio, anche i mozziconi oggi sono oggetto di una legge PR, ovvero che obbliga i produttori di sigarette, di tabacco, a pagare una quota per riciclare i mozziconi. C'è un consorzio che si occupa di questa raccolta. Questo consorzio quest'anno è partito con i primi accordi con i comuni che fanno una raccolta dedicata, oppure permette degli impianti di trattamento che li isolano dai rifiuti di spazzamento stradale. Ci sono le prime esperienze di riciclo, i primi brevetti, anche a 0CO2, insomma, ha partecipato col CNR a sviluppare alcuni di questi brevetti. E quindi ci racconta che se noi non avessimo avuto tanti volontari come i vostri, come noi, come tanti altri che si fossero piegati, inginocchiati a contare i mozziconi, forse oggi anche quel rifiuto sarebbe ancora un rifiuto ingestito o non conosciuto, ignoto. Quindi insomma, ecco, mi faceva piacere raccontarvi questi due esempi, perché poi alla fine la forza del singolo e del volontariato porta a volte a fare azioni apparentemente inutili, no? Perché magari uno se lo potrebbe chiedere, ma invece possono portare, se mettiamo insieme i dati, anche molto lontano. Poi c'è anche l'importanza delle azioni, cioè, diciamo, io penso che ripristinare un parco o rigenerare un'area abbandonata o fare, diciamo, quelle attività o quei graffiti che ci faceva vedere prima anche Tonino a Scampia, sia proprio anche mettere un seme di bellezza in alcuni territori, e spesso questi semi di bellezza portano anche un'attività di educazione e sensibilizzazione enorme, che noi nemmeno possiamo immaginarci di quanta cultura e di quanta anche azione positiva possono fare in quei territori, ma non solo. Quindi, diciamo, anche così è un altro elemento molto importante nella nostra azione. Il terzo elemento è quello della formazione della cultura, che grazie ai seminari stiamo sempre di più sviluppando, grazie anche alla collaborazione con nuovi soggetti, appunto come Spazio 3R, che oggi stamattina era qui con noi, poi insomma con cui lavoreremo anche quest'anno. Insomma, possiamo creare anche all'interno, diciamo, del mondo delle aziende, delle imprese, dei dipendenti, che poi sono persone, famiglie, che possono sempre di più essere sensibili. Quindi sì, diciamo, è il primo punto che volevo anche rimarcare oggi. Il secondo è quello dell'importanza della nostra relazione con le imprese. Diciamo, adesso qui non mi dilungo troppo, ma noi da sempre come Lega Ambiente riteniamo le imprese, il mondo delle aziende, un partner strategico per fare tante cose. Innanzitutto perché oggi, diciamo, il mondo delle imprese è il mondo che ci permette di realizzare e sviluppare anche le tecnologie o le azioni o le attività, i prodotti che poi sono quelli che sono al centro anche della transizione ecologica e del futuro sostenibile di questo paese. Per cui senza le imprese, diciamo, tutte le nostre proposte possono rimanere buone proposte, possono arrivare a essere buone politiche se abbiamo un governo o un'amministrazione illuminata, ma senza le imprese poi rimangono che sia azioni sulla carta. Per cui innanzitutto sono per noi un partner strategico anche per tutto quello che dobbiamo fare. E poi oggi, oltre, diciamo, appunto questa nostra attività e collaborazione sinergica da sempre con le imprese, poi si è aperta anche il tema, oggi la parentesi è dedicata
alla responsabilità sociale d'impresa, che è l'altro elemento importantissimo. Anch'io penso che voi tutti che siete in questa sala avete dimostrato quanto possa essere non soltanto un obbligo normativo, oppure come dire, un nuovo regolamento di impresa, un nuovo settore, diciamo, che tutti quanti stanno sviluppando, ma invece quanto possa essere anche concreta questa attività, diciamo, di responsabilità sociale d'impresa e quanto beneficio possa fare nelle comunità che sono intorno anche ai nostri stabilimenti, ai nostri impianti, ai nostri uffici e anche, diciamo, nelle città che ci ospitano, ma non solo. Per cui, insomma, da questo punto di vista veramente è un modo bellissimo anche prendersi cura delle comunità e dei luoghi. E su prendersi cura a me piace molto, no? Riccardo, insomma, come al solito, c'è per esempio qualche spia, qualche alert, diciamo, importante, che prendersi cura non è soltanto decidere noi cosa dobbiamo fare, ma vuol dire anche capire i bisogni delle, diciamo, del luogo, del territorio, delle persone, diciamo, che hanno, per riuscire anche a soddisfare proprio i bisogni. Anch'io penso che il volontariato aziendale su questo sia molto importante, che grazie ai nostri circoli, grazie al territorio di Lega Ambiente, grazie anche all'ascolto che noi facciamo per cercare le zone in cui fare attività di volontariato, grazie anche alla vostra fiducia nell'essere indirizzati in luoghi spesso a voi ignoti. Penso alle prime esperienze a Coccia di Morto, le sporcizie del Tevere, appunto in altre zone anche d'Italia. Però, insomma, vi siete affidati a noi, a volte, ma insomma, anche forse con un po' di sospetto, ma l'avete sempre fatto. Ecco, io penso che grazie a questa fiducia reciproca, il prendersi cura oggi che facciamo insieme sia proprio quel prendersi cura che ci diceva Riccardo, che è un prendersi cura utile per tutti quanti. Invece l'ultimo punto, e vado a chiudere, che invece secondo me è importante, è quello di fare rete. Insomma, io penso che ce lo dicevamo prima anche con Filippo, di come il Covid, insomma, e tante altre cose che sono avvenute negli ultimi anni ci abbiano portato sempre di più a fare le cose a distanza, online, o le call in treno, oppure un altro tema di cui parlavamo prima. Però anche io penso che trovarsi qui una volta l'anno sia molto importante, perché ci permette di fare rete, cioè sia di rendere visibile questa comunità che ormai si è creata, ma anche di stare insieme tra di noi, Lega Ambiente con le imprese, ma anche le imprese tra di loro. Diciamo, per noi il tema di stare insieme, capire quali sono i servizi che ciascuno possa offrire, le esperienze che uno fa, come migliorarci e come aiutarci, è una cosa veramente fondamentale. Quindi anche io vado a chiudere questa mia breve conclusione dicendo che, quindi, l'importanza delle azioni del volontariato, la capacità di prendersi cura di un territorio, la relazione con le imprese e come le imprese oggi possono essere soggetto che abbiano responsabilità sociale concreta è molto importante, e in ultimo lo stare insieme e fare rete con queste 240 imprese che hanno lavorato con noi siano i tre assi portanti che ci portiamo dietro da questi 10 anni di attività che anche nel 2024 continueremo a implementare. Quindi grazie veramente a tutti noi e a tutti voi. Grazie al direttore delle Cambiate Giorgio Zappetti. Allora, a questo punto io lascio per un ultimo saluto la parola a gli dalla Camera, però prima ringraziamo anche Iris, prego, perché Iris Corberi non solo ci ha introdotto l'esperienza questa mattina, ma durante la sua attività le racconta tutto l'anno. Tutto l'anno. Grazie con noi. Sempre. Quindi un grazie speciale a Iris. Grazie. Ma io volevo ringraziare veramente i padroni di casa. Ringraziare Alessandro Ciani di BNP Paribas e tutto il suo gruppo, ma soprattutto raccontarvi due parole di Mauro, dottor Bombacino, che lavora in BNP Paribas, che oggi ha avuto un impegno lavorativo in un'altra città, dove mi chiama dopo l'esperienza fatta al Parco Venezia qui a Milano, mi chiama la sera, dico: Mauro, cosa c'è? E mi dice: Ida, non riesco ad andare a casa e non raccogliere i mozziconi di sigarette. E questa è stata una cosa incredibile quella sera. Ridò la parola ad Alessandro. Grazie. Allora, soltanto per chiedere intanto se vi siete trovati bene. Okay, già questo, a parte gli ascensori che c'è stato qualche piccolo problema, però insomma crediamo che adesso dovremmo stare tranquilli. E niente, l'appuntamento è al 5 giugno, visto che hanno fatto tutti lo spoiler, anche noi il 5 giugno sicuramente anche a Milano. Ovviamente se ci vengono ad aiutare faremo ancora meglio, nel senso non è questo il problema. Quindi grazie a tutti, e per me è stato un piacere, perché il primo dopo, cioè, voi 10, per me è il primo, quindi spero che ne seguiranno tantissimi altri. Buona giornata a tutti. Grazie. Sì, sicuramente ne seguiranno altri, ma la chiacchierata, chiamiamola così, visto il clima molto cordiale, molto caldo di questa mattinata, è comunque... anche online potete anche rivedere ciò che ci siamo detti sul canale YouTube di Lega Ambiente, e ovviamente l'appuntamento è per le prossime edizioni di questo workshop nazionale sul volontariato aziendale. Buona giornata, alla prossima. Grazie.